Buonasera a tutti, iniziamo quindi il lavoro di questa importante iniziativa di oggi, promossa dall'Anca di Parma e dall'UCIM Calabria. Vi presento subito i relatori che sono al tavolo della Presidenza, il professore Giuseppe Bruno, vicepresidente dell'UCIM Calabria, cioè Associazione Professionale Cattolica Dirigenti, Docenti e Formatori, l'avvocato Giancarlo Catelli, vicepresidente nazionale giuristi cattolici, Don Bruno Di Domenico, presidente delle ACLI di Paola, a cui do subito la parola per un saluto a voi tutti. Intanto grazie a tutti voi che siete presenti qui questa sera e che ci onorate con la vostra presenza. Come rappresentante del Circolo di Paola, mi permetto di dare il benvenuto a tutti voi in questa stasera. Vorrei dire come è nata un po' l'idea di questo nostro incontro. Intanto con l'amico, cioè il vicepresidente regionale dell'UCIM, il professore Bruno, da tempo insieme stiamo pensando a questi temi di grande attualità nel panorama del volto della nostra nazione. Dicevo, da tempo stiamo cercando di affrontare alcuni temi che riguardano la scena attuale sociale, politica, nonché culturale e religiosa della nostra nazione. Uno di questi temi molto importanti e forte è proprio quello che questa sera andiamo ad affrontare. Non sarò io a parlare né a relazionare in merito, avremo la gioia di poter ascoltare il professore Bruno e il nostro carissimo avvocato Cerrelli, al quale do il benvenuto caloroso e ringraziamenti vivi per essere qui in mezzo a noi, per aver accettato questo nostro invito. Certo, noi non vogliamo portare avanti nessuna battaglia, nessuna guerra, solo una discussione che sia forse animata, che sia viva, che sia vera, reale, su questi temi, e dicevo questa sera particolarmente sul tema che riguarda l'educazione di genere, tema ancora non molto conosciuto dai più, perché in modo sopito, forse anche subdolo, sta prendendo piede solo ed esclusivamente in alcuni ambienti, tenendo in quasi all'oscuro la maggior parte delle persone a cui riguarda. È un problema che riguarda tutti e particolarmente i genitori, voi genitori e dunque tutta la comunità civile. Allora vogliamo aprire un po' il nostro cuore, la nostra mente, a vedere, a capire, a leggere di che cosa si tratta e che cosa questo tema dell'educazione di genere vuole portare all'interno del cambiamento sociale e politico della nostra società civile. Quindi ringrazio voi per essere stati qui, per essere intervenuti qui in mezzo a noi e per anche le diverse opportunità che vengono date dalla nostra sede, dal nostro circolo ACLI, per affrontare temi che sono, ripeto, all'ordine del giorno e che riguardano tutta la comunità civile. Dicevo, uno di questi temi che stiamo affrontando nel nostro circolo riguardano le problematiche dell'Europa,
tanto si sta parlando dell'Unione Europea, a noi non interessa parlarne ora per via che ci sono le elezioni, già da tempo che stiamo trattando di questo tema dell'Europa e soprattutto qui nel Circolo di Paola da qualche tempo, approfitto per dirlo, è attivo uno sportello Europa dove, ecco, insieme all'Ordine dei Commercialisti di Paola abbiamo dato vita ad un ufficio dove i giovani, le imprese e chiunque vuole può informarsi su bandi, su opportunità che l'Europa mette a disposizione. Quindi è una iniziativa davvero interessante, di questo ringrazio chi ci sta lavorando e chi porta avanti questa iniziativa, così come il punto giovani che è stato aperto nel nostro circolo vuole dare opportunità di incontro, di confronto con la realtà giovanile che gravita sul nostro territorio e in particolare più allargato sul territorio tirrenico. Vogliamo anche dire come il nostro circolo ACRI sta cercando di affrontare anche tematiche riguardanti il problema della differenziata, il problema della spazzatura e quindi dell'ambiente nello specifico. E proprio venerdì ci sarà, prossimo venerdì, un incontro per dare vita, insieme poi magari il nostro Renato ci darà contezza di quanto sto dicendo, per dare vita proprio ad un punto dove ci si possa incontrare per discutere sui temi dell'ambiente che riguardano tutti noi, sull'ecologia, sul rispetto del creato. Sono temi che apparentemente toccano come dire, quasi alla larga, alla lontana, noi cattolici, ma così non è. Sappiamo bene quanto il Santo Padre sta sollecitando tutta la Chiesa su questi temi, a partire dal rispetto del creato, al rispetto di ogni uomo, partendo dall'essere come creatura, creato in immagine e somiglianza di Dio, e poi anche di conseguenza tutti questi altri temi che vanno a ledere il diritto dell'essere umano così come lo ha pensato, come lo ha creato, come lo ha voluto Dio. Allora, ecco, attraverso questi temi noi come Circolo di ACRI vogliamo metterci in dialogo, in confronto con tutti, provando, ecco, a portare avanti questo questo convegno del tema che andremo ad affrontare. Non è solo l'inizio di un processo che insieme con alcune associazioni paolane, con le comunità ecclesiali, con gli istituti delle suore presenti le religiose, con il santuario e con tante altre belle realtà vorremmo portare avanti insieme a Luci come dialogo proprio su un tema, su un problema che riguarda il vero. Non mi dilungo, era solo un saluto, ma mi sono allungato di molto, ma proprio per dire come questo nostro circolo vuole impegnarsi insieme con Lucin e con le altre realtà ecclesiali e associative su questi temi che riguardano veramente tutti noi. Grazie. Bene, ringraziamo il Presidente Don Bruno Domenico e aggiungiamo a una serie di servizi che noi come Circolo ACRI abbiamo già avviato da qualche tempo, il punto famiglia, che è un altro servizio che noi come Circolo ACRI di Paola offriamo alla cittadinanza. È supportato anche dalle figure professionali, quali psicologi e avvocati, che gratuitamente danno la loro consulenza professionale. E in questo momento c'è in atto un corso di formazione per le COP, e da questo corso poi verranno rilasciati degli attestati appunto del circolare.
Pronto? Sì. Che permetterà poi di iscriversi all'albo delle branche. Questo tema di oggi è un tema abbastanza importante. Problemi. Prova? Sì, funziona, va bene. Quindi quella del affrontare questa tematica è importante, dove da qui a poco entreranno nel merito, quindi nello specifico il professore Bruno e l'avvocato Cervelli. Questa tematica del genere è una delle sfide più grandi che l'uomo contemporaneo si trova quindi ad affrontare. E in un'epoca questa fortemente erotizzata, quella appunto che noi viviamo, in alcuni paesi vi è una diciamo, rivoluzione in questo senso che viene diffusa da chi governa, è in atto un vero e proprio introfinamento. Per esempio in Svezia esiste da 2 anni un asilo dove l'educazione dei bambini viene fatta senza alcuna distinzione di genere, dove sono stati aboliti addirittura i pronomi maschili e femminili in cambio di generici pronomi neutri, e vengono usati giochi umani per tutti. In Italia ancora non siamo a questo livello, esiste invece un documento firmato dal Dipartimento delle Pari Opportunità dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che si occuperà delle strategie nazionali per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Io do quindi la parola al professore Bruno che comincia a intervenire su questo tema molto molto delicato. Prego, professore. Allora, buonasera, grazie a tutti quanti presenti, amici, colleghi, rappresentanti di varie anche associazioni, e voglio ringraziare anche Don Bruno perché è stato sensibilissimo a questa problematica, ha subito appoggiato questa iniziativa, e adesso voglio ringraziare anche le sue domenicane perché è diciamo, il primo istituto scolastico che aderisce a questo che vorrebbe essere un progetto, come pure accennava prima Don Bruno, un progetto abbastanza ampio che vorrebbe coinvolgere un po' tutto il territorio, vorrebbe coinvolgere la realtà ecclesiale, le parrocchie e le scuole. E quindi ringraziamo questa scuola che per prima ha aderito e collabora con noi in questa manifestazione. E voglio ovviamente ringraziare le ACHE per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo, con Bruno per la sua grande attività, e ovviamente siamo felicissimi di avere con noi il dottor avvocato Cervelli, che illustrerà questo tema della teoria del genere. Ecco, perché siamo arrivati a dover organizzare una giornata come questa, un incontro come questo? Noi sappiamo che giorno 10 ci sarà a Roma l'incontro di Papa Francesco con tutta la realtà scolastica ed educativa italiana. Ed è un incontro che ha per titolo l'educazione, le libertà di educazione e la scuola italiana. Questa manifestazione purtroppo forse non tutti, neanche nel mondo della scuola, sanno che ci sarà, perché ci sono state tante iniziative in questo periodo, per cui è passato un po' in secondo piano, ma molti di oggi si sappiamo che stanno organizzando da tempo questa giornata, questo incontro, articolando anche il proprio programma su sette parole chiave che sono educazione, insegnanti,
generazione futuro, poi autonomia e sussidiarietà, comunità, umanesimo e alleanza educativa, tutti temi bellissimi, molto importanti, che noi come associazioni cattoliche, Luci senz'altro, ma anche l'ANCE e anche altre associazioni, portiamo avanti quotidianamente, diciamo, con tante iniziative. Per esempio ci sarà tra qualche giorno, organizzato sempre da Luci a Castro Libero, un convegno sulla autonomia e sulle grandi possibilità che l'autonomia ci offre. Ci sarà il convegno nazionale anche del Luci sull'autonomia della valutazione. Voglio dire, sono temi che noi affrontiamo sempre, però ecco perché ci siamo voluti concentrare su questa giornata, in questo momento, per preparare coloro che andranno alla giornata all'incontro col Papa, per preparare questo grande evento. Perché queste sette parole, diciamo, si reggono su una parola, un'espressione che è fondamentale. Se togliamo quello, crollano tutte e sette, crolla tutta l'imbarcatura che noi stiamo cercando di portare avanti. E questa espressione è la libertà di educazione. E purtroppo oggi ci troviamo in questa emergenza. Ci troviamo in un'emergenza in cui vediamo che, come accennavo quelli che mi hanno preceduto nel parlare, sono tanti episodi inquietanti anche in Italia. Il signor quello citava la Svezia, altre realtà europee, ma sappiamo benissimo che questi tentativi sono in atto, sono stati messi in atto anche in Italia, proprio sfruttando quei documenti che faceva accenno prima, quello c'è la strategia nazionale contro la discriminazione razziale e contro la discriminazione di genere, e questa razziale non è un lapsus legale perché è stata elaborata proprio con l'Ufficio Nazionale Antirazzismo, quindi diciamo è stata identificata questa, diciamo, questo dover combattere contro le discriminazioni verso le persone di genere diverso, come una forma di battaglia contro il razzismo. Ma cos'è successo? Stanno succedendo tanti episodi veramente incresciosi. Episodi incresciosi che chi ne è venuto a conoscenza sicuramente è rimasto molto turbato, diciamo, da queste cose che sono successe. Chi ne è venuto a conoscenza, perché purtroppo non tutti ne sono venuti a conoscenza, e chi ne è venuto a conoscenza, al di là che sia cristiano o no, di centro, di destra o di sinistra, in realtà è rimasto turbato dal fatto che, soprattutto da un fatto che queste iniziative siano state prese in varie parti d'Italia senza coinvolgere le famiglie. Senza coinvolgere le famiglie sono stati attuati alcuni progetti che veramente ci lasciano molto molto perplessi. In un momento storico in cui da tempo c'è l'autonomia, si sta cercando di far sì che l'autonomia sia veramente si trasforma in una forma di un'alleanza educativa tra le varie componenti della scuola, tra docenti, insegnanti, dirigenti, genitori, dirigenti e studenti, e anche tutte le forze, diciamo, impegnate nel territorio per promuovere la formazione del cittadino. E mentre si cerca di creare questa alleanza, l'autonomia è nata proprio per questo. E in realtà poi si disattende completamente questo discorso quando si vedono iniziative autonome e sotto, diciamo, l'egida di qualcosa che lo Stato in qualche modo ha avallato. Ecco, quindi io dico, ho detto e dico,
proposito, diciamo, con piena consapevolezza anche a sinistra, perché c'è anche a sinistra una reazione verso questi fatti. Proprio il giorno 25 è nata l'associazione Voglio la Mamma, che è stata creata da un deputato del PD, che è stato tra i fondatori del PD e che adesso ha praticamente sposato in pieno la causa che stiamo portando avanti anche noi, cioè della difesa di alcuni valori tradizionali che si basano su una visione antropologica che è la visione antropologica cristiana. Chiaramente sono anch'esse persone che hanno una formazione cristiana. E quindi tutti questi episodi hanno anche fatto prendere, hanno costretto poi in un certo senso il Papa a prendere posizione. Il Papa Francesco ha recentemente detto cose molto chiare al riguardo, e io vorrei leggere qualcuno. E per esempio, nell'incontro che ha avuto con il Movimento per la Vita, l'Ufficio Internazionale Cattolico per l'Infanzia, ha detto: occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva, continuando a maturare in relazione alla mascolinità e alla femminilità di un padre e di una mamma. Che propone forme diverse di famiglia, insegna a forza ai bambini ideologie alternative, potrebbe andare a sostenere il diritto dei genitori all'educazione morale e religiosa dei propri figli. A questo proposito, aggiunto, vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare, non sono cavie da laboratorio. Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature e genocide del secolo XX non sono spariti, conservano la loro attualità sotto vesti diverse e proposte e con pretesa di modernità spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del pensiero unico. E 10 aprile, Menno Maria Santa Marta ha detto: oggi si deve pensare così. E se tu non pensi così non sei moderno, non sei aperto o peggio. Tante volte dicono alcuni governanti, sono sempre a parlare del Papa, ma io chiedo un aiuto finanziario per questo. Ma se tu vuoi questo aiuto devi pensare così e devi fare questa legge, quell'altra e quell'altra. Anche oggi c'è la dittatura del pensiero unico che nel XX secolo ha finito per uccidere tanta gente. E al vice, cioè l'Ufficio Nazionale Cattolico per l'Infanzia, ha detto: non si capisce oggi, quando andiamo bambini a scuola, se si manda un bambino a scuola o in un campo di rieducazione, con chiaro riferimento alla produzione del Cardinale Bagnasco al Consiglio Permanente dei Licei, dopo la sessione campi di rieducazione o la propaganda dell'ideologia di genere nelle scuole italiane. Ecco, come vedete, anche Papa Francesco ha preso posizione netta a riguardo di queste cose. Questo lo dico perché nella Chiesa c'è un atteggiamento, come dire, ma il Papa però, non so se avete sentito, anche persone che sono impegnate, e invece no, vedete, il discorso è molto chiaro, cioè questa... La Chiesa certamente accoglie, è misericordiosa, è benevola, e Papa Francesco ci ha mostrato questo volto, tutta la realtà ecclesiale lo mostrano, perché se ci sono problemi, se ci sono persone emarginate, se ci sono persone che hanno potrebbero rifiutare dagli altri, è sempre la Chiesa che le accoglie. E noi abbiamo qua Don Bruno che ha fatto creato una mensa solidale, e non so quante centinaia di persone sono state ospitate adesso alla festa del 4 maggio. Cioè, voglio dire, la Chiesa è in prima fila sempre a accogliere tutti, ma non può
diciamo, dire cose non vere. Quello che vogliono farci dire queste persone oggi sono cose non vere, perché dire che il matrimonio eterosessuale, quello omosessuale, sono la stessa cosa. Questo non è possibile, come dire che io voglio sostenere che quella sedia è uguale a un divano. Ecco, discriminare, ci sono discriminazioni necessarie e ci sono discriminazioni negative, certamente. Ora, discriminare quindi il termine in se stesso non è un fatto negativo. Se noi veramente vogliamo aiutare le persone che hanno, per esempio, un problema che si trovano in questa situazione, dobbiamo innanzitutto partire dalla verità. Non possiamo nascondere a noi stessi che agli altri la verità. Bene, com'è che si è arrivata a questo discorso e perché oggi si sente il bisogno di portare avanti un rivendicare un po' la libertà di educazione? Ci sono stati alcuni provvedimenti governativi che hanno generato questa situazione. Prima la strategia nazionale contro la discriminazione di genere, che sta facendo il signor Cappello, e poi c'è il decreto il 193, pare del 15 ottobre, e poi c'è la legge 128 dell'8 novembre. Questa, soprattutto la legge 128, che è quella specifica per la scuola, coniugata, diciamo, con queste precedenti, questi gli Stati Uniti, ha esposto la scuola a dei rischi molto grossi, che noi come UGIM abbiamo subito segnalato. Infatti il 20 novembre dalla nostra sezione è partito un documento, e poi a questo proposito vorrei dire se diamo ai presenti degli indirizzi mail, si possono documentare o possono anche avere ulteriori informazioni, o dove possono dare la loro partecipazione a qualsiasi iniziativa. Noi come UGIM di Palo abbiamo redatto un documento che è stato fatto proprio dal Consiglio regionale UGIM ed è stato portato a livello nazionale dalla Presidente Madeo, che è la Vicepresidente nazionale e si riunisce con noi nel riunione del Consiglio regionale, e sappiamo che c'è stata una presa di posizione, nel senso che di dire che proprio questo si chiedeva, di fare presente al Ministero, a tutte le forze, diciamo, governative, tutta la compagine governativa, come si suol dire, i rischi insiti in questa legge. Perché? Perché questa legge in un articolo dice che deve essere fatta nella scuola un aggiornamento per i docenti che miri a superare ogni forma di discriminazione di genere. Io non voglio addentrarmi adesso sull'uso ambiguo che questo termine genere ha suscitato, però è un dato di fatto che questo rischio segnalato da noi UGIM e anche da l'ANCI, a questo proposito poi leggerò quello che mi ha spedito la Presidente regionale dell'ANCI alla fine, quando avremo un po' di interventi, che doveva venire all'ultimo momento, non ha potuto venire perché doveva rappresentare l'ufficio scolastico regionale dove lei è distaccata perché c'era una premiazione, e mi ha mandato però una pagina e mezza che poi leggerò. Quindi questo rischio è stato segnalato e puntualmente si è verificato, perché sono verificati nella scuola italiana, poi in tutto il paese, tanti episodi in cui si vede che zelanti, diciamo, operatori del politico, perché io non sono un grande, diciamo, come in paese non me la chiamo, però del politicamente corretto lo sarebbe, e si sono dati da fare un po' troppo, dicendo di no, senza nessun preventivo controllo. Ma questo era possibile farlo perché c'è questo articolo, ecco perché si chiedeva la vigilanza e l'attenzione. E cito solo due episodi che sono emblematici. Uno, l'immissione dei libretti dell'Ungarn nelle scuole. Questi libretti sono stati immessi
tramite il web senza nessuna autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Pari Opportunità, che avevano chiesto certamente la collaborazione a lui. E quando i genitori e i progenitori hanno protestato, perché in questi impegni si dice chiaramente che salvaguardare la famiglia tradizionale formata da padre, madre, padre maschio, madre femmina, figli, e la religione cattolica cristiana sono fattori di discriminazione e di omofobia, è dato per scontato in varie parti di questi impegni. Allora molti genitori si sono accorti di questo e hanno presentato ai parlamentari una protesta, e questi parlamentari hanno fatto un'interpellanza, e il ministro ha detto: io conosco tutti i due ministri, la pari opportunità, l'amministrazione del tribunale, che non sapevamo niente, sono stati immessi senza che noi avessimo autorizzato, e li hanno ritirati, ed è stata fatta anche una sanzione nei confronti di queste persone che non avevano chiesto l'autorizzazione che dovevano mandare. Questo è un episodio. Poi un altro, e mi fermo qui perché chiaramente il professore Carcelli avrà molto da dirci riguardo a questo tema, e l'altro episodio è quello del liceo Giulio Cesare, di cui avete sentito parlare, purtroppo però sono cose che vengono dette un po' nascoste. Si parla di Giulio Cesare, praticamente gli insegnanti ai ragazzi del ginnasio, 14 anni che già hanno imposto, senza mai detto niente ai genitori, la lettura di un romanzo che è chiaramente pornografico omosessuale, di pornografia omosessuale con descrizione dettagliata, se cose si possono trovare in inglese. E questo ha scatenato ovviamente le proteste dei genitori. Cioè, ma qui non è che si tratta di essere a favore di questo o a favore di quello, qua si tratta di dare a ognuno il suo ruolo. Siamo in una democrazia, siamo ancora in una democrazia? Se siamo in una democrazia, allora la scuola deve funzionare in modo democratico, non si possono, con la scusa che ci sono delle leggi ambigue, diciamo pure, perché da là parte tutto, non si può propinare ai ragazzi senza aver consultato minimamente il genitore che la pensa, senza aver fatto un discorso chiaro, propinare questo materiale. E questo significa distruggere quello che da anni stiamo cercando di costruire nella scuola, quell'alleanza educativa che fa sì che veramente tutti partecipino, tutti abbiano voce in capitolo, perché se vogliamo veramente superare le discriminazioni, non è questo il modo di farlo, questi sono i sistemi che si usano nelle dittature e nei campi di rieducazione, come ha detto Paolo Francesco. Quindi ecco il motivo, poi ci sarebbe pure una registrata oltre ore, penso ci dirà qualcosa anche il dottor Cerrelli. Bene, allora io niente, non voglio fare più tempo, forse ho parlato anche troppo, però voglio dire solo una cosa: noi stiamo cercando con tutte le forze sensibili del territorio, non solo Paolano ma anche provinciale e regionale, stiamo cercando di creare una rete, perché veramente vengono fuori dei progetti seri, di progetti anche di educazione all'affettività e alla sessualità, perché no? E che soprattutto tengano conto delle esigenze di tutti, delle richieste di tutti, e che non siano delle cose imposte dall'alto che finiscono per uccidere la scuola, uccidere la libertà e uccidere il futuro dei nostri figli e il futuro della nostra società. Ecco, io cedo la parola a Cerrelli, che è una persona, ci onoriamo di avere qua, perché è una persona che ha avuto la capacità di rischiare e continua ad averla per dire e difendere, per dire la verità, perché poi sempre dalla verità nasce tutto. Se veramente si vuole superare la discriminazione, bisogna prima dire le cose come stanno e poi si può fare tutto il resto. E lui, per difendere questi valori, rischia anche in prima persona, quindi siamo onorati di averlo qua e di ascoltare quello che ci dà riguardo a questa teoria del genere, che è veramente qualcosa di molto preoccupante. Io cedo la parola al padre.
Buonasera a tutti, sono veramente contento di essere qui a Paola. Ringrazio gli organizzatori, le ACLI sezione di Paola, e quindi Don Bruno, il presidente, ma anche l'UCIM con il professor Giuseppe Bruno che mi ha invitato. Ecco, Paola è la prima, non so se si sente, è la prima città della Calabria ad organizzare un incontro di questo tipo. Perché devo dire che in Calabria, nel mondo in generale, ma in Calabria, non c'è ancora questa sensibilità su questi temi. E devo ammettere che Paola è veramente la città calabrese all'avanguardia, perché è la prima, mi risulta, che sta organizzando incontri su questo tema. Questo tema molto importante. Allora, io prima di iniziare la mia relazione, faccio sempre una premessa e possiamo andare avanti con la prima stagione. La premessa è questa, mi scusi, la premessa è questa. Questo incontro, un incontro come questo, tutti gli incontri che vado a fare, non sono incontri contro le persone omosessuali. Questo diciamolo chiaramente. Ma per quale motivo non sono contro le persone omosessuali? Solo per il fatto che sono delle persone. E le persone meritano rispetto. Le persone omosessuali come tutte le persone. Come tutte le persone, anche gli omosessuali meritano rispetto. E allora, quello che è importante è capire questo. Qui non si tratta di attaccare le persone omosessuali, ma di capire quello che c'è dietro, come ci è stato detto giustamente sia dal Don Bruno che dal professor Bruno. Quello che c'è dietro è l'ideologia del genere. L'altra premessa, no? L'altra parte della premessa riguarda un equivoco che molti cattolici, ma anche gente comune, fanno, citando le parole di Papa Francesco. Papa Francesco, andando a Rio de Janeiro, sull'aereo è stato intervistato e gli è stato chiesto: ma lei cosa pensa delle lobby gay? Papa Francesco ha detto: penso male, se c'è una lobby gay è una cosa cattiva come sono cattive tutte le lobby. E allora gli è stato ancora chiesto: ma dei gay cosa pensa? E allora lui ha risposto: se una persona è omosessuale e cerca il Signore, e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarlo? Ma poi non ha chiuso qui il suo intervento, ha continuato e ha detto: il catechismo della Chiesa Cattolica spiega in modo tanto bello questo. Attenzione, fa entrare in campo il catechismo della Chiesa Cattolica. Che cos'è il catechismo della Chiesa Cattolica? È uno strumento essenziale per tutti i cattolici, perché in questo testo noi scopriamo cosa vuol dire essere cattolici. Quindi capiamo le cose che dobbiamo credere, le cose che dobbiamo sperare, le cose che dobbiamo fare. E il Papa Francesco ci indica la soluzione, l'interpretazione della domanda, no? Quindi la soluzione alla domanda che gli è stata fatta, dicendo così: lo dice tanto bene il catechismo cattolico. E cosa dice il catechismo della Chiesa Cattolica? Al 1357 afferma che bisogna accogliere, rispettare ed evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Ma attenzione, una cosa sono le persone omosessuali, una cosa sono gli atti di omosessualità, dice il catechismo della Chiesa Cattolica, sono intrinsecamente disordinati e in nessun caso possono essere approvati,
o fondare riconoscimenti giuridici, e neppure possono fondare un'ideologia come l'ideologia del genere. Questo non è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e chi non fa la distinzione tra persone che vanno rispettate e gli atti che invece vanno in qualche modo stigmatizzati, crea in qualche modo, manipola sia il Papa che il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi da cattolici cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente distinguere tra persone e atti. E allora, se noi dobbiamo, chi sono io per giudicare le persone omosessuali in quanto persone, ma chi sono io, a questo punto ci dobbiamo chiedere, per non giudicare le dottrine, i comportamenti, le leggi, sottraendomi ai miei poteri di cristiano e cittadino. Perché noi non è vero che non dobbiamo giudicare le persone, ma le leggi le dobbiamo giudicare, i comportamenti li dobbiamo giudicare. Perché? Perché per aiutare anche il nostro prossimo. Se un comportamento è sbagliato, se noi non diciamo guarda, questo è un comportamento errato, cioè noi non facciamo, non usiamo misericordia verso questa persona. Perché noi aiutiamo una persona se gli diciamo la verità, non se gli copriamo, se copriamo l'errore. Ricordiamo, noi siamo su questa terra per salvare la nostra anima, e quindi dobbiamo aiutare il nostro prossimo a salvare la propria anima. E l'incontro di questa sera vuole avere anche una nota positiva, cioè non parliamo soltanto, perché qualcuno se lo dice può sembrare un venerdì santo, ma sempre una cosa, parliamo solo di cose negative. No, parliamo della famiglia, del bello che c'è nella famiglia. La famiglia, come dice Papa Francesco, è il motore del mondo e della storia, e quindi è la base, la cellula più piccola ma più importante della nostra società. Possiamo andare avanti. Però vediamo cosa dice Papa Francesco. Dice che la famiglia oggi è disprezzata e maltrattata, e il cardinale, presidente della conferenza episcopale, Bagnasco, dice che questa realtà tanto disprezzata e maltrattata, citando il Papa, come ha detto il Papa, disprezzata sul piano culturale e maltrattata sul piano politico. Colpisce che la famiglia sia in un grado rappresentata come un capro espiatorio quasi l'origine dei mali del nostro tempo. Possiamo andare avanti. E andiamo avanti cercando di comprendere, e questa è la parte un po' più pesante, però è importante da capire, come anche le carte fondamentali, no? Europee, anche quella italiana, guardano alla famiglia. Guardiamo per esempio la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. All'articolo 12, guardate cosa dice della famiglia. L'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto. Andiamo avanti. Ci sono tre principi. Il primo è che il matrimonio, l'uomo e la donna, presuppone due sessi biologici, uomo e donna, lo dice la carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Che il matrimonio di un uomo e di una donna è il fondamento della famiglia, e poi l'esercizio, il ruolo dello Stato, non crea ma non fa altro che riconoscere la famiglia, perché la famiglia viene prima dello Stato. Vediamo cosa dice invece la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Quindi siamo in sintonia, considera la famiglia come un dato naturale. E così anche la nostra Costituzione, l'articolo 29, dice la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Andiamo avanti, è chiaro quindi il paradigma, c'è un dato di partenza che è un dato di natura, la famiglia come istituzione naturale fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna, e c'è un legislatore che ne prende atto. Ma l'articolo 12, vi ricordate qual è? L'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e formare una famiglia, e in qualche modo non rappresenta più il punto di riferimento della giurisprudenza delle corti. Le corti cosa sono? I tribunali europei, e ma anche quelli italiani, non considerano più l'articolo 12, l'uomo e la donna, come punto di riferimento. Perché ci sono degli interventi giurisprudenziali che stanno
spostando l'attenzione, vediamo come. Andiamo avanti. Si sta demolendo il paradigma familiare. E questa demolizione del paradigma familiare è iniziata circa una ventina di anni fa. Ed è iniziata con una risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994 che ha preconizzato le due conferenze delle Nazioni Unite, del Cairo e di Pechino, e quindi quella di Pechino ha trattato proprio della famiglia e dell'ideologia del gender, e così cos'è accaduto? È accaduto che questa risoluzione ha sposato l'ideologia del gender. Io voglio l'ideologia del gender che sostituisce, è stato accennato, sostituisce il sesso biologico con un costrutto culturale. Cosa vuol dire? Che dice questa ideologia del gender? Che non sono gli attributi sessuali che devono denotare un essere umano, no? Uomo o donna, ma è la cultura che poi fa diventare, fa scegliere a quale genere appartenere. Ma un attimo, ritorniamo un attimo indietro. Questo tipo di risoluzione ha sposato l'ideologia del genere, ma anche ha introdotto al contempo il cosiddetto divieto di discriminazione. È stato citato anche dal professore il divieto di discriminazione, e guardate, questo divieto di discriminazione non è però inteso come tutela da comportamenti persecutori, bensì è un diritto di tutti a tutto. Quindi praticamente il divieto di discriminazione oggi non è quando sentite andate a cercare, cioè, perché c'è una discriminazione, no, non è inteso da questa risoluzione come tutela da comportamenti persecutori, bensì come diritto di tutti a tutto, compreso il matrimonio, l'adozione, anche tra due persone dello stesso sesso, ma adesso ne vedremo delle belle. Io continuiamo pure. E qui vediamo l'articolo 14, quindi si passa dall'articolo 12 all'articolo 14, ma non solo all'articolo 14, andiamo avanti e vedremo che viene preso in considerazione dalle corti anche l'articolo 12 della Convenzione. Ma attenzione alla Carta di Nizza. La Carta di Nizza è la carta dei diritti fondamentali che è stata sottoscritta a Nizza nel 2000, ma che è entrata in vigore nel 2009. Ebbene, cosa afferma questa Carta di Nizza? Sono garantiti il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Qualcuno potrebbe dire, oh, che bello, ci riconoscono questo, ma non dice a chi. Quindi si può, la Carta di Nizza dà la possibilità di costituire una famiglia, lascia aperto il campo di costituire una famiglia a chi lo vuole. E allora come si poteva, le corti hanno pensato, come possiamo superare questo problema, andiamo più avanti, dell'articolo 12 che dice l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Come può superarlo se dice uomo e donna? Allora, piccolissima avvertenza, questa parte che sta per chiudersi è la parte più pesante, mi rendo conto, perché io cerco di parlare il meno possibile in modo tecnico, perché so che molti di voi non siete giuristi, tranne qualcuno che è, cioè, e quindi non può sembrare un po' pesante, ma poi vedrete alla fine quanto è importante capire come si sta evolvendo la giurisprudenza, perché evolvendosi la giurisprudenza si evolve anche la nostra cultura, la nostra mentalità. E allora guardate cosa succede. Si passa dall'articolo 12, dovete avere solo 5-6 minuti di pazienza, dopodiché finiremo questa parte del caso. Articolo 12, che abbiamo detto l'uomo e la donna, come si deve superare questo? Allora la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, attenzione, la CEDU, che non è un organo dell'Unione Europea, a differenza della Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia che si trova a Lussemburgo, questa si trova a Strasburgo e non è un organo dell'Unione Europea, ma queste e non le sue sentenze non sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri. Ma attenzione,
Noi sui giornali sentiamo sempre, l'Europa ci dice, ed è sempre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, e quindi ci viene detto che noi siamo arretrati, perché la CEDU, l'Europa, dice che l'Italia è il fanalino di coda per determinati diritti, ma non ci dicono che la CEDU non è un organo dell'Unione Europea, come la Corte di Giustizia. E allora cosa fa la CEDU? Attenzione, cioè, voi dite, ma non hai CEDU? Perché una è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, là c'è Corte Europea dei Diritti Umani. Allora, la Convenzione, che sarebbe la carta fondamentale, è l'articolo 12 che abbiamo già visto, no? Ci parla di uomo e donna. Le corti, però, hanno spostato l'interpretazione del matrimonio e della famiglia dall'articolo 12 all'articolo 8 e 14. Cosa parla? Di cosa parla l'articolo 8? Del diritto alla privacy, al rispetto della vita privata e familiare. E vedremo dalle sentenze velocissime, no? Che vi faccio vedere, come questa vita familiare è considerata un concetto elastico, in cui uno può metterci dentro tutto quello che vuole. Il divieto di discriminazione all'articolo 14, sempre della Convenzione, è inteso non come tutela da comportamenti persecutori, come vi dicevo, ma come diritto di tutti a tutto. Andiamo avanti. In questa sentenza della CEDU del 2010 viene sancito il diritto di sposarsi, che non va necessariamente inteso come limitato al matrimonio tra persone di sesso opposto, bensì va inteso nel senso che ogni uomo e ogni donna hanno il diritto di contrarre il matrimonio senza limiti e vincoli quanto al sesso del coniuge. Questa è una sentenza della CEDU. Continuiamo. La Corte ha considerato non solo artificioso mantenere l'opinione che solo coppie eterosessuali possono sposare, ma praticamente dice che una coppia di partner dello stesso sesso può godere del diritto alla vita familiare ai sensi dell'articolo 8. Cosa vuol dire? Vita familiare, andiamo avanti, è considerato come concetto elastico, e il desiderio individuale, la mera affettività, attribuisce il carattere di famiglia a qualsiasi unione. Quindi attenzione, in questo contesto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fa capire che basta che c'è affetto tra due persone, quella è famiglia. E quindi vedete come l'affettività, una pulsione che è mutabile e che quindi uno può avere, vedrete poi ne parleremo nel seguito, vedrete le aberrazioni a cui si arriva a concetto di privacy e vita familiare. E questa vita familiare, che essendo disancorata dal concetto di diritto naturale, finisce per non avere più confini. Quindi vita familiare, se è il sentimento, se è l'affettività prima di conta, può essere, intesa in modo elastico, e ci si può mettere dentro ciò che si vuole e non ha più confini. Andiamo avanti. Quindi la nozione privata, di vita privata, abbiamo detto che è un concetto elastico. Andiamo avanti. Ecco, però la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si arresta dinanzi alla discrezionalità del legislatore nazionale, perché poi, come vi dicevo, non è immediatamente vincolante. Le sentenze della CEDU non sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri, e quindi se non c'è una legislazione e se i giudici non aderiscono, cioè non possono essere vincolanti. Andiamo avanti. Quindi fin a quando, e qui chiudo questa parte, fin quando non si introducono nel nostro ordinamento le cosiddette unioni civili registrate, di cui si sta parlando, non vi saranno i presupposti affinché i giudici di Strasburgo possano invocare il rispetto del divieto di discriminazione tra situazioni, unioni riconosciute e matrimoni, analoghe trattate in modo diverso. Quindi capite bene che abbiamo un pressing sulle unioni civili. Perché? Perché se vengono riconosciute le unioni civili, i giudici di Strasburgo potranno dire
Ecco, voi state attuando una discriminazione, perché ci sono situazioni simili trattate in modo differente. E però bisogna fare i conti con i tribunali italiani, la Cassazione, no? Giudici creativi che praticamente si appellano sempre più frequentemente alla Corte di Strasburgo. E pensate che in una sorta di shopping giudiziario, andiamo avanti, guardate che tipo di sentenza ha fatto la Cassazione riguardo a una coppia omosessuale che si era sposata all'estero e ha chiesto in Italia di poter trascrivere il proprio matrimonio. La Cassazione ha detto: i componenti della coppia omosessuale, se secondo la legislazione italiana non possono far valere il diritto a contrarre il matrimonio, perché l'articolo 29 dice che il matrimonio è solo quello naturale, l'uomo e la donna, tuttavia a prescindere dall'intervento del legislatore, quindi dicono che il legislatore non ci interessa, decidiamo noi giudici, a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, quali titolari del diritto alla vita familiare, che avete visto, vita familiare, vi ho detto, concetto elastico, in cui ci si può mettere dentro tutto, quindi adesso avete la capacità e le categorie interpretative per interpretare anche le sentenze della Cassazione. Titolari del diritto alla vita familiare possono dire i giudici comuni per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e in tale sede eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di legittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti. Poi cosa dice la Cassazione? Fate eccezione di legittimità dell'articolo 29 e di tutte le leggi che ancora non vi danno la possibilità di sposarvi, perché voi avete diritto. Questo dice la Cassazione. E allora capite bene che c'è una magistratura, ci sono dei corti che sono orientate in modo tale da portare avanti questa nuova mentalità anche nelle sentenze e a creare cultura. Ma questa cultura viene fuori da alcune risoluzioni anche del Parlamento europeo. E per esempio quella del 2007, quando ha cominciato con questa risoluzione, ha indetto la giornata internazionale contro l'omofobia e la verifica della messa in atto delle direttive antidiscriminazione e istituire procedimenti contro gli stati membri in caso di violazione dei loro obblighi a norma del diritto comunitario, condanna questa risoluzione i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali. Quindi comincia a venire fuori questo concetto di discriminazione nei confronti degli omosessuali. Ma perché? Perché ha un senso, lo vedremo subito. E quindi un attimo, ribadisce il suo invito a tutti gli stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso. Ma perché? Ora lo vedremo. Andiamo avanti. Questa risoluzione invece del 2012 dice che i diritti fondamentali delle persone LGBT, che io aggiungerei LGBTIQA, lesbiche, gay, bisex, transgender, intersex, asexual, queer, poi se volete nel dibattito vi spiego un po' i termini di queste sentenze, non li conoscete, praticamente queste persone sarebbero maggiormente tutelate se avessero accesso a istituti giuridici quali la coabitazione, l'unione registrata o il matrimonio. Andiamo avanti. Quindi noi ci troviamo il vero discrimine tra le legislazioni che considerano cosiddette gender friendly, quelle favorevoli all'ideologia del genere, e quelle non gender friendly, tra cui rientra l'Italia, che viene considerata come nazione non gender friendly. Andiamo avanti. E allora il gender viene inteso come un nuovo pilastro, è finito, la parte pesante è finita. Il gender va inteso come nuovo pilastro attorno al quale rimodellare non solo la disciplina del matrimonio e della famiglia, ma anche adozione, fecondazione e programmi educativi. E viene inserita la cosiddetta neolingua, una neolingua giuridica. Pensate che i moduli, lo vedremo più avanti, i moduli di alcune scuole, pensate a quelli di Milano, hanno moduli scolastici, per l'iscrizione hanno cambiato
i termini padre e madre e hanno sostituito a questi termini genitore 1 e genitore 2, proprio perché la non discriminazione doveva essere attuata. Ma non soltanto questo, c'è anche il termine, no? Invece di padre e madre, genitore 1 e genitore 2, ma anche utero in affitto. Invece di utero in affitto si parla di gestazione per altri. E voi mi direte, ma questo è possibile? Dovete sapere che proprio lo scorso mese ci sono state, una di qualche giorno fa, due sentenze del Tribunale di Milano per due coppie. Una è andata in Ucraina a comprare il ventre di una donna, povera, pagando, fammi nascere un figlio, porta avanti la gravidanza per me. Si sono presi questo figlio, sono arrivati in Italia e hanno dichiarato che era loro figlio. Ebbene, gli hanno subito opposto l'eventuale reato di alterazione di stato e di falso. Ebbene, il Tribunale di Milano ha detto no, non c'è alterazione di stato, voi potete considerare vostro figlio questo che avete comprato in Ucraina. Ed è successo subito qualche giorno dopo ad un'altra coppia sempre di Milano che è andata in India a comprare la pancia di una donna, a farsi fare un figlio, l'ha portato in Italia, il Tribunale di Milano ha detto la stessa cosa. Quindi capite bene che le corti, i tribunali, ormai rendono lecito quello che non dovrebbe essere lecito. L'utero in affitto vuol dire comprare la pancia di una donna e estirparle il figlio appena nato, usare una donna. Ebbene, i tribunali, le corti, i giudici creativi non considerano reato questo, ma lo considerano perfettamente legittimo. Così non si parla più di luogo di vendita, non si parla più di vendita di ovuli femminili, ma si parla di ovodonazione. Cosa vuol dire? Se una donna non può avere figli, va da un'altra donna, si fa donare, dietro compenso naturalmente, un ovulo, e allora è una ovodonazione, non è più vendita. E allora cosa dobbiamo dire? Che ci sono venute fuori le cosiddette norme anti-omofobie. Ma queste norme anti-omofobie sono un cavallo di Troia per giungere in realtà al matrimonio e all'adozione gay. Guardate qual è il processo, è chiaro. Legislazione anti-omofobia, adesso vedremo, ne parleremo in modo più esteso più avanti. Riconoscimento giuridico delle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso, una volta che viene approvata la legge anti-omofobia, nessuno più potrà criticare i matrimoni e le unioni tra persone dello stesso sesso, e allora ci sarà il riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso. Una volta che è stato questo riconoscimento, a tali unioni è dato lo status di matrimonio. Unioni, ma chiamiamole matrimoni, la stessa cosa. Una volta che si è arrivati a questo, si arriva all'adozione, ma anche alla fecondazione artificiale per persone dello stesso sesso. E allora si estende l'adozione, l'istituto dell'adozione, della fecondazione artificiale anche a persone dello stesso sesso. E allora, questo, dite, ma questo forse lo stai dicendo tu? No, guardate, in Francia così è accaduto, scusate se non si vede bene la slide. Nel 2012 il legislatore ha inasprito le sanzioni anti-omofobia, ponendo la provocazione e la discriminazione anche con pubblico. All'inizio del 2013 è stata approvata una legge che ha esteso l'istituto del matrimonio alle unioni delle persone dello stesso sesso, ma è con i diritti conseguenziali, compresa l'adozione. Nel 2013 è stata varata la riforma della scuola, ed è quello che interessa in modo particolare a voi. Ma guardate, il ministro dell'istruzione Veillon, guardate cosa ha detto testualmente, che bisognava portare la lotta contro l'omofobia tra i banchi di scuola, strappare il bambino da tutti i suoi legami prerepubblicani per insegnargli a diventare un cittadino, e gli stessi moduli di iscrizione scolastica non devono contenere accenni ai legami prerepubblicani padre e madre, perché devono essere sostituiti da responsabile legale 1 e responsabile legale 2.
Voi sapete che in Francia, in Spagna e in altre nazioni dove vi è la legge antiomofobia e dove c'è il matrimonio omosessuale, hanno cambiato i termini nei codici civile e penale. Non si parla più di padre e madre, ma si parla di genitore 1 e genitore 2. Non si parla più di marito e moglie, ma si parla di coniuge 1 e coniuge 2. Questa è la prospettiva verso cui stiamo andando. Ma perché tutto ciò? Come mai sta succedendo questo? Perché vi sono delle correnti culturali che da tempo lavorano per creare una nuova etica e per favorire una rivoluzione culturale in questo senso. Oggi, e qui il discorso si fa serio, è messo in discussione il concetto di natura. Oggi, se parlate con le persone vicino a voi, i vostri amici, i vostri parenti, anche i professori, con gli studenti, no? E che dite questo è contro l'ordine della natura, vi ridono in faccia, perché vi dicono: ma che cos'è la natura? Non esiste la natura, la natura lo pensi tu che esista, non esiste un diritto naturale. E se non esiste un diritto naturale, se non esiste una natura, non esiste neppure la normalità. Lo sapete, la normalità oggi non esiste. Se uno dovesse dire: sì, ma questo non è normale, ti dicono: questo non è normale per te. Ma non è vero che non è normale, perché è normale come è normale per te, non lo è. E per dirvi, per farvi capire come non esiste il concetto di normalità, a me l'altro giorno è accaduto di essere andato in giro sul web, e allora in giro sul web sono capitato sul sito di un movimento politico che usa il web per trovare il suo consenso sociale. Ebbene, questo, avete capito di quale movimento politico parlo? Ecco, in questo blog vi era un signore che ha fatto, che è anche un deputato di questo partito, che ha fatto una proposta, e questa proposta era divisa in tre parti. La prima diceva: a me piacerebbe che venisse approvato il matrimonio tra due persone dello stesso sesso. E fin qui questa cosa l'abbiamo già sentita, la riteniamo ripugnante, cioè non la riteniamo giusta, però in ogni caso l'abbiamo già sentita. Ma la seconda proposta cominciava a diventare inquietante. Diceva: a me piacerebbe che venisse approvato il matrimonio tra più persone. E va bene, insomma, comincia a diventare un po' strano. Ma la terza proposta diventava del tutto inquietante. A me piacerebbe che venisse approvato il matrimonio tra più specie, cioè tra un uomo e un animale. Ma attenzione, ad una condizione, che ci sia il consenso dell'animale. Testualmente, scritto, lo so, ce l'ho, cioè non lo sto inventando. E allora capite bene che siamo in un contesto in cui non esiste più la verità, non esiste più la natura. Ecco, non lo dicono soltanto persone così, ma anche degli scienziati, persone che vengono considerate scienziati. Guardate cosa dice Umberto Veronesi. Umberto Veronesi dice: la specie umana si va evolvendo verso un modello unico. Le differenze tra uomo e donna si attenuano e gli organi della riproduzione si atrofizzano. Questo mica il fatto che tra fecondazione artificiale e clonazione il sesso non è più l'unica via per procreare, finirà col privare del tutto l'atto sessuale del suo fine riproduttivo. Il sesso resterà, ma solo come gesto d'affetto. Dunque non sarà più così importante se sceglieremo di praticarlo con un partner del nostro stesso sesso. Ma gli risponde un secolo prima, certo, guardate cosa dice: quando tutti saranno senza sesso ci sarà uguaglianza, non ci sarà né donna né uomo, non ci sarà che fraternità libera ed eguale. L'unica consolazione sarà che ciò
non durerà, che per una sola pagina non finirà. E avete capito la profezia che c'è scritto? Ha capito dove stiamo andando, verso la fine della nostra generazione. E c'è scritto una continua affermando che i fuochi saranno accesi per testimoniare che 2+2 fa 4. Le spade saranno sguainate per mostrare che le foglie sono verdi d'estate. Quindi le cose ovvie bisognerà sguainare la spada per dimostrare. E allora come è avvenuto ciò? Ecco, è avvenuto con un processo storico. Il 68, che è stata una rivoluzione culturale, proclamando il divieto di vietare il primato del desiderio, ha anche aperto poi a legislazioni favorevoli all'aborto, alle anticoncezioni libere, alla droga legalizzata, al rifiuto di ogni morale sessuale, diventando parole d'ordine del movimento degli studenti questa libertà, no? Come ed è interessante notare che una filosofa del 68 è Simone de Beauvoir, e Simone de Beauvoir ha lanciato uno slogan: donna non si nasce ma si diventa. Qualcuno potrebbe dire, ma quasi quasi che bella questa frase, quasi quasi la vado a mettere come frase di stato sul mio profilo Facebook. Ma se facesse una cosa del genere, farebbe un errore gravissimo, perché questa frase contiene e intrinsecamente velenosa. Perché cosa dice Simone de Beauvoir, che è l'antesignana dell'ideologia del genere? Praticamente dice che non è importante come nasce una donna, di che sesso nasce, non è importante guardare gli attributi sessuali, ma è la cultura, l'esperienza che crea una donna. Cioè, è la cosa fondamentale, non è il sesso biologico, ma è il sesso, è il genere, cioè è l'evoluzione che una donna con l'esperienza, con la cultura fa. E allora, nel 68 c'era anche il movimento gay, continuiamo, che dovrebbe chiedere matrimonio, ma poi nel 2007, attenzione, questi sono i cosiddetti principi di Yogyakarta, che pochi conoscono, ma questi principi di Yogyakarta, pessimo questa domanda, scusate, ma ha analizzato 29 diritti, questa è una commissione dei diritti umani dell'ONU, ha analizzato 29 diritti già vincolanti dal diritto internazionale, come il diritto alla vita, l'educazione, la libertà dalla tortura, cioè, e li ha reinterpretati uno ad uno in chiave omosessuale. E questi principi di Yogyakarta sono stati considerati dal Consiglio d'Europa del 29 luglio 2009. E allora la Peters, che è una saggista americana, una professoressa, dice che i radicali cambiamenti di mentalità e di comportamenti sono prodotti all'interno delle istituzioni, all'interno delle famiglie, delle scuole, degli ospedali, delle aziende. La facciata istituzionale è rimasta in piedi, ma gli agenti della nuova etica occupano l'interno dell'edificio. L'avversario è da cercarsi dentro. Il luogo del combattimento postmoderno è all'interno. E ciò spiega ancora perché non sia stato identificato dalla maggioranza delle persone. Noi siamo in presenza di una democrazia totalitaria. Come diceva Jacopo Dalmon, uno storico del 50, in un famoso saggio, La democrazia totalitaria, noi pensiamo di essere in democrazia, pensiamo di essere liberi di pensare e dire quello che vogliamo, ma non è così. Vi è in apparenza questo, ma vi è il perseguimento e la realizzazione di uno scopo collettivo assoluto. E chi lo sta realizzando? E adesso vi dico chi sono gli agenti. Una grande saggista, sociologa, Gabriel Cubilli, saggista tedesco, dice: la rivoluzione sessuale globale viene promossa dalle elite al potere, ONU e Unione Europea in primis. Ma con esse si deve intendere l'intera rete di impenetrabili sotto-organizzazioni, di queste fanno parte gruppi industriali globalizzati, grandi fondazioni come Rockefeller e Guggenheim, persone molto ricche come Bill e Melinda Gates, Ted Turner e Warren Buffett, e grandi organizzazioni non governative come la International Planned Parenthood Federation e l'Unione Internazionale delle Lesbiche e degli Omosessuali. Tutti questi soggetti lavorano nei livelli superiori della società, avendo a disposizione enormi risorse economiche, e tutti hanno un interesse comune: ridurre la crescita della popolazione su questo pianeta. La povertà,
controllo delle nascite tramite contraccettivi, la distruzione della famiglia. Tutto questo serve lo scopo della creazione di un nuovo ordine mondiale. Ma qualcuno di voi potrebbe chiedere, ma perché vogliono distruggere la famiglia? Perché la famiglia è un corpo intermedio tra l'individuo e lo Stato. È una protezione per l'individuo. L'individuo, se non ha più questa protezione, può essere maggiormente controllato, perché la famiglia è un regno impenetrabile dall'esterno. E se viene distrutto questo ambito, allora siamo soli, siamo monadi, e siamo più facilmente controllabili. Quindi un progetto per la creazione di un nuovo ordine mondiale vuole distruggere in primis la famiglia. E come lo fa? Lo stiamo per vedere. E lo stiamo per vedere, però, cercando di capire che siamo in mezzo ad una battaglia. Siamo in mezzo ad una battaglia, principalmente questa battaglia è una battaglia di tipo culturale. E questa battaglia però ha una portata soprannaturale. Se non si comprende che questa battaglia ha una portata soprannaturale, si fallisce completamente prospettiva. Io direi che si parte dalla Genesi. Io porrò in inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Guardate questa. E questa pagina viene interpretata molto bene, in modo esteso, da un grande santo del Settecento, però che è molto caro al nuovo santo, San Giovanni Paolo II, che ha mutuato da lui il suo motto, Totus Tuus. E questo trattato della vera devozione a Maria, San Giovanni Paolo II lo aveva sempre sul suo comodino, perché lo considerava un testo mirabile e fondamentale. Leggiamo, lo so, è un po' lungo, però è importante leggere questo passo di San Luigi. Non soltanto Dio ha posto un'inimicizia, ma delle inimicizie. Non soltanto tra Maria e il demonio, ma tra la stirpe della Santa Vergine e la stirpe del demonio. Dio ha posto delle inimicizie, delle antipatie, delle opposizioni profonde tra gli autentici figli e servi della Vergine Santa e coloro che sono figli e schiavi del demonio. Non si possono amare tra loro, non ci può essere intesa degli uni con gli altri. I figli di Belial, gli schiavi di Satana e gli amici del mondo, che sono la stessa cosa, hanno sempre finora perseguitato e sempre più perseguiteranno quelli e quelle che appartengono alla Santa Vergine, come in passato Caino ha perseguitato suo fratello Abele ed Esaù suo fratello Giacobbe, che sono le figure dei falsi credenti e dei veri credenti. Ma il potere di Maria su tutti i demoni si rivelerà specialmente negli ultimi tempi, quando Satana tenderà in insidia il suo calcagno, cioè agli umili schiavi e ai devoti figli che la susciterà per fargli guerra. Essi saranno piccoli e poveri, secondo il mondo, in basso, davanti a tutti come il calcagno, calpestati e maltrattati come noi il calcagno rispetto alle altre membra del corpo, ma in cambio. Essi saranno ricchi nella grazia di Dio, che Maria comunicherà loro con abbondanza, grandi ed elevati in santità davanti a Dio, superiori ad ogni altra creatura per il loro zelo coraggioso, e saranno così fortemente sostenuti dall'aiuto divino che con l'umiltà dei loro calcagni in unione a Maria schiacceranno il capo del demonio e faranno trionfare Gesù Cristo. E qualcuno potrebbe dire, ma questo è un santo del Settecento, è fuori luogo parlare di questa battaglia, cioè, Bergoglio, quando era cardinale Bergoglio, quando ancora non era papa, all'introduzione del matrimonio omosessuale in Argentina nel 2010, quindi 4 anni fa, ha detto queste parole testuali: è in gioco l'identità e la sopravvivenza della famiglia, padre, madre e figlio. È in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e privati della loro maturazione umana che Dio ha voluto avvenire con un padre e con una madre. È in gioco il rifiuto totale della legge di Dio, incisa anche nei nostri cuori. Qui pure c'è l'invidia del demonio, attraverso la quale il peccato entra nel mondo. Un'invidia che cerca astutamente di distruggere l'immagine di Dio, cioè l'uomo e la donna, che ricevono il comando di crescere, moltiplicarsi e dominare la terra. Non siamo ingenui, questa non è semplicemente una lotta
non è un tentativo distruttivo del disegno di Dio, non è solo un disegno di legge, questo è solo uno strumento, ma è una mossa tentata nella menzogna che cerca di confondere e ingannare i figli di Dio. E Benedetto XVI ha parlato di questa battaglia dicendo che emergono due modi di vivere in rapporto dialettico tra loro. Il primo lo potremmo definire il sistema di Cristo, a cui l'assemblea è felice di appartenere. Il secondo è il sistema terrestre anti-regno e anti-alleanza messo in atto dall'influsso del maligno, il quale, ingannando gli uomini, vuole realizzare un mondo opposto a quello voluto da Cristo e da Dio. Parole testuali. L'assemblea deve allora saper leggere in profondità la storia che sta vivendo, imparando a discernere con la fede gli avvenimenti per collaborare con la sua azione allo sviluppo del regno di Dio. E Papa Francesco, da Papa, dice: il drago, il male, c'è nella nostra storia, ma non è l'unica storia. Andiamo avanti. E allora, quello che è importante capire è che il campo di battaglia è il nostro cuore. Noi c'è in corso questa battaglia, ma ognuno di noi può scegliere da che parte stare. Può scegliere se stare con Dio o se stare con il demonio. E l'uomo è situato in un contesto sociale, e questo contesto sociale ne influenza le influenze, le idee e i fatti. E oggi in quale contesto sociale viviamo? Oggi qual è culturalmente il contesto sociale di cui è premio la nostra società? È il cosiddetto relativismo etico. Che cos'è il relativismo etico? È facile da spiegare. Relativismo etico vuol dire che non esiste una sola verità. Ci sono tante verità quante sono gli uomini. E sapete, a me a scuola mi ha insegnato che dobbiamo ragionare in questi termini, che non esiste una sola verità. Ci sono tante verità, che non esiste una natura, ci sono tante nature, che non esiste la normalità. Questo a me ha insegnato anche a scuola. E allora, quello che è importante, se noi comprendiamo che vi è un relativismo etico, sappiamo che è un male assoluto il relativismo. E guardate come Papa Benedetto, nella giornata mondiale della pace dello scorso anno, perché ancora era Papa, quando ha fatto il primo giorno 2013, giornata mondiale della pace, guardate cosa dice: precondizione della pace è lo smantellamento della dittatura del relativismo. Attenzione, lo smantellamento, non gioia mia, quindi il relativismo lo possiamo tenere con noi, ma precondizione della pace, se tu vuoi iniziare a parlare di pace, devi smantellare questa filosofia che è il presupposto del gender di cui stiamo per parlare, di cui abbiamo già iniziato a parlare. Perché se non esiste una verità sull'uomo, non esiste una verità su nulla. Ognuno può farsi la sua verità. E allora, andando avanti, anche Papa Francesco dice: c'è anche un'altra povertà, è la povertà spirituale dei nostri giorni, che riguarda gravemente i paesi considerati più ricchi. E quanto il mio predecessore, il caro e venerato Benedetto XVI, chiama la dittatura del relativismo. Uno dice: ma non è parlato solo Papa Benedetto, ma non è vero, ne ha parlato anche e ha parlato Papa Francesco. Non ha tutti indietro, e che lascia ognuno come misura di se stesso e mette in pericolo la convivenza tra gli uomini. Quindi guardate come effettivamente anche questo Papa ribadisce che la dittatura del relativismo è il male di questo secolo. E allora la precondizione della pace, ricordate queste parole, è lo smantellamento della dittatura del relativismo. E allora quali sono le conseguenze del relativismo? Abbiamo detto che non esiste più una verità assoluta. E allora, se non esiste più una verità assoluta, mi faccio una mia verità. Allora tutto è possibile. Quando se non esiste nessuna verità, io sono solo, sono un individuo. E vige l'individualismo etico. Io mi sento solo, sono io, Dio me stesso. E allora, per poter avere contatto con il mondo, ho bisogno, per comunicare in modo epidermico, quindi l'edonismo. Io cerco delle sensazioni, delle emozioni. Oggi è il secolo, questo è il secolo, è la società delle emozioni.
e la società del desiderio. Oggi, io anche da avvocato, quante volte vengono da me delle coppie, di sposi, e mi dicono: guarda, mio marito o mia moglie non mi emoziona più, a questo punto non mi emoziona più, mi emoziona più quest'altra persona, e quindi io che ci faccio, che ci sto a fare con lui o con lei se non mi emoziona più, se non ho più desiderio? Tanto male stare con quest'altra persona che mi fa sentire vivo o viva, parola chiave. E allora capite bene che oggi la società si muove per, cercando emozioni ad ogni piè sospinto, e cercando emozioni e soddisfacendo i desideri, e si è portati oggi ad andare dove porta il cuore. E c'è un famoso libro, Va dove ti porta il cuore. Sì, ma noi non siamo degli automi, il cuore è importantissimo, ma non possiamo pensare di vivere pensando soltanto e andare dietro alle sensazioni, a ciò che il cuore ci dice. Se andiamo dietro soltanto al cuore, non siamo anche la ragione, lo sapete benissimo, alla fine si va a sbattere. E allora, cari amici, oggi viviamo in questo contesto di società libera, come dice un grande sociologo, Bauman, no, dice che siamo in una società libera, una società fluida, dove non ci sono più punti di riferimento. Perché? Chi ha tolto questi punti di riferimento? Il relativismo etico. Non c'è più nessuna verità. E allora noi siamo monadi, monadi, uno accanto all'altro, ma non stiamo assieme. E lo sapete, oltre che parlare di società biblica, possiamo parlare anche di società coriandolare. E come prendere dei coriandoli, lanciarli in aria, e vedete, quando cadono per terra sono uno accanto all'altro, ma non stanno assieme, non sono collegati da nulla. E noi siamo così nella nostra società, non abbiamo nessun punto, nessun nesso di collegamento. Perché? Perché siamo delle monadi, e se manca un collegamento vi è anche una difficoltà di comunicazione. Oggi, proprio perché non riusciamo più a comunicare, perché ognuno ha una sua verità. Io penso, ogni volta incontro una persona, ma in modo particolare penso ai giovani che per esempio devono pensare a una vita con altre persone, devono iniziare dalla vicina per conoscere una persona, devono cominciare a dire: ma tu come la pensi sul matrimonio? Pensi che sia un matrimonio tra uomo e donna? Oppure pensi che debba essere a tre? O pensi che sia fare normale lo scambio? Oppure tra 5, 6, tra i nani? Non so, dimmi com'è, cosa pensi? Perché oggi ognuno la può pensare come vuole. Non c'è più una base familiare comune. E allora, se c'è difficoltà di comunicazione, nascono anche dietro le solitudini, con tutte le conseguenze. E le conseguenze sono inevitabilmente anche malattie di tipo psicologico e psichiatrico. E allora, che ho a che fare, l'arcivescovo di Bologna diceva che praticamente oggi si confondono i desideri degli individui con i diritti fondamentali della persona, e si pretende che i desideri diventino diritti, e il diritto diventa uno strumento per cambiare la realtà. Quindi oggi, visto che la natura non si può cambiare, allora a quel punto si cambia la natura a livello di diritto. Il diritto cerca, con la neolingua, di creare delle nuove basi. E allora il genere. Il genere afferma che non esiste una natura umana, perché l'essere è unicamente il risultato della cultura. Esso cerca di dimostrare che quindi sono soltanto costruzioni, uomo e donna, fatte dipendenti dal contesto sociale. E quindi qual è il fine del genere? Indifferenziare i sessi. Non ci deve essere più alcuna differenza tra un uomo e una donna. Non ci deve essere nessuna differenza, perché nessuno può dire che siamo tutti uguali, un bisex, transgender, uomo, donna, eccetera, eccetera. E quindi è ciò che uno percepisce di essere. E il gender quindi coincide con un processo di decostruzione della struttura. Cosa vuol dire? Allora, questo gender vuole decostruire l'antropologia umana. Vuol dire, se la costruzione della nostra società è fondata su questa antropologia, la dobbiamo decostruire, la dobbiamo distruggere. E dobbiamo, con un'attività costruttiva, sul costruzionismo, costruire una nuova antropologia.
e quindi la ricostruzione della persona è quando una non si nasce o si perde. La società asessuata, neutra, quindi priva di mascolinità, di femminilità, e quindi la libido si situa nel cuore del diritto. Andiamo avanti. E quindi il termine sesso è un termine che connota biologicamente le persone, per cui dici tu che sesso sei. Quando parli di sesso, pensi subito, dici vediamo, scusate, vediamo i tuoi attributi sessuali, se sei maschio o femmina. No, sesso da quest'idea. E allora bisogna sostituire la parola sesso con genere, che è un termine che non crea alcuna discriminazione, lascia libero l'individuo di fare le proprie scelte in materia di orientamento sessuale senza vincolarlo all'eterosessualità. Per questo viene sostituito sesso con genere. E oggi sentite dappertutto la parità di genere, in tutti oggi c'è un comitato di genere in tutte, perché viene fuori da raccomandazioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, che stanno cercando prima questa, il genere iniziato negli anni 50 con il femminismo, perché ha messo contro l'uomo e la donna, ma poi ha fatto strada per arrivare alla differenziazione. E per aggiungere l'indifferenziazione, andiamo avanti, si passa ad alcune tappe, e questa tappa è l'omosessualizzazione della società. Se avete pazienza, io avevo detto al professor Bruno che il mio intervento sarebbe stato un po' lunghetto, perché mi ha detto ma faccia la parte stessa, io ho detto ma guardi che poi non lo so se, però perché cerco di, però se avete pazienza questo tratto di discorso di Benedetto XVI sul genere è fondamentale, perché sintetizza velocemente che cos'è il genere. Lo leggiamo nel passione velocemente. Parla di Simone de Beauvoir, come vi ho detto io, la donna non si nasce o si inventa. In queste parole è dato il fondamento di ciò che oggi, sotto il tema gender, viene presentato come nuova filosofia della sessualità. Il sesso, secondo tale filosofia, non è più il dato originario della natura che l'uomo deve accettare e riempire personalmente di senso, bensì un ruolo sociale del quale si decide autonomamente, mentre il cuore della società decide. La profonda erroneità di questa teoria, quindi Papa Francesco parla di profonda erroneità di questa teoria e della rivoluzione antropologica in essa soggiacente, è evidente. L'uomo contesta di avere una natura precostituita dalla sua corporeità che caratterizza l'essere umano, nega la propria natura e decide che essa non è data come fatto precostituito, ma che è lui stesso a crearsela. Secondo il racconto biblico della creazione appartiene all'essenza della creatura umana di essere stata creata da Dio come maschio e come femmina. Questa dualità è essenziale per l'essere umano, così come Dio l'ha dato. Proprio questa dualità come dato di partenza viene contestata. Non è più valido ciò che si legge nel racconto della creazione maschio e femmina e che li creò. No! Adesso vale che non è stato lui a creare i maschi e femmine, ma finora è stata la società a determinarlo, e adesso siamo noi stessi a decidere su questo. Maschio e femmina è maschio e femmina come realtà della creazione, come natura della persona umana, non esistono più. L'uomo contesta la propria natura, egli ormai solo spirito e volontà. La manipolazione della natura che oggi deploriamo per quanto riguarda l'ambiente diventa qui la scelta di fondo dell'uomo nei confronti di se stesso. Esiste ormai solo l'uomo in astratto, che poi sceglie per sé autonomamente qualcosa come sua natura. Maschio e femmina vengono contestati nella loro esigenza creazionale di forme della persona umana che si integrano a vicenda. Se però non esiste la qualità di maschio e femmina come dato della creazione, allora non esiste neppure più la famiglia come realtà prestabilita dalla creazione. Allora capite? E lo scopo qual è? Distruggere la famiglia. E vi dicevo che siamo in questo contesto del gender. Il gender passa da alcune fasi. La fase piena è quella della omosessualizzazione della società. Oggi, a ogni che sospinto, sentite, vedete fiction, vedete talk show, in cui si parla dell'omosessualità e della messa alla pace, sempre siamo bombardati, ma che sta succedendo? Fino a 10 anni fa non si sentiva parlare così tanto, adesso sembra che c'è un bombardamento. Ebbene, questo è il momento dell'omosessualizzazione della società per raggiungere la differenziazione sessuale. Andiamo avanti. Ecco, evito di leggervi
questa rubrica che appunto dice che si sta realizzando uno dei suoi programmi di una distruzione della famiglia naturale e quindi pretesto di promuovere una completa liberazione sessuale. Andiamo avanti. E qualcuno potrebbe dire, ma qui c'è un progetto, eccetera, eccetera. Ebbene, qualcuno può dire, ma come l'ONU vuole l'Unione, cioè, come? L'ONU lo sapete benissimo. Il 5 febbraio del 2014, anche in questi giorni, c'è l'ONU che sta cercando, c'è una commissione che sta investigando su, sui reati di pedofilia, no? Dei preti, no? Dei sacerdoti. E guardate, in questo attacco del 5 febbraio che il Comitato Uno, l'ONU per i diritti del fanciullo, ha fatto la Santa Sede con un documento di accusa, ha preso a pretesto il ramo della pedofilia, però ha intimato la Chiesa Cattolica di cambiare la propria dottrina in materia di aborto, di contraccezione e di omosessualità. Quindi non pensate che non ci siano queste lobby che stanno cercando che l'ONU e tutte queste agenzie non facciano il loro bene. Andando avanti, e questi sono a questo punto gli orientamenti sessuali di cui vi parlavo prima, poi parliamo dopo, continuiamo. Guardate questo signore, Miguel Rinori, scozzese, nato maschio, nel 90 assume un nuovo sesso civile, femmina, si trasferisce a Sydney, attualmente sesso non specificato, lo vedete sulla carta d'identità, non mi sentivo più a mio agio con un'identità unicamente femminile. E questo è il transgender o queer, che praticamente passa da un sesso all'altro, quindi senza avere nessun tipo di... E allora, si è parlato prima della strategia del boomer, dovete sapere che per giungere e portare questa ideologia del gender e farla diventare mentalità comune, si è pensato di iniziare in tutti gli ambiti della vita, in particolare per le scuole. E è stata creata nel 2013, 16 febbraio 2013, dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio, la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere per gli anni 2013-2015, quindi una strategia per cercare di attuare. E questa strategia ha quattro assi: educazione, istruzione, lavoro, sicurezza e carcere, comunicazione e media. Continuiamo. Da quando vi è stata questa strategia che recepisce una raccomandazione del Consiglio d'Europa ed è stata approvata senza che ce ne fosse bisogno perché non era obbligatoria dal ministro di allora Fornero sotto il governo Monti, si stavano moltiplicando in tutte le scuole italiane programmi di vero e proprio indottrinamento di ragazzi e insegnanti per superare gli stereotipi di genere. Cosa sono gli stereotipi di genere? Sarebbe la falsa credenza che i sessi sono due, uomo e donna. E allora bisogna superarli e bisogna capire che gli orientamenti sessuali sono tanti. Pensate che conoscete Facebook, qualcuno di voi lo conosce, e se voi foste americani, se voi andate a iscrivervi su Facebook americano, non riesce di scegliere sesso maschile, femminile o non specificato. Ma ci sono 56 orientamenti sessuali. Questo è quello che verso cui stiamo andando, la fluidità più assoluta. Ognuno si sente quello che pensa di essere, quello che percepisce di essere. E allora dovete capire però che l'8 novembre e il decreto scuola, approvato l'8 novembre dello scorso anno, è stato approvato un decreto scuola dal Senato che ha previsto fondi per 10 milioni di euro per la formazione degli insegnanti in tal senso. Andiamo avanti. E ecco come saranno dedicati al genere insegnanti, genitori e studenti, costati 24.200, questi per i preti li conoscete bene. Sono i preti che sono stati fatti da Luna in collaborazione con l'Istituto Beck e prevedevano un'educazione dei ragazzi e degli insegnanti al genere. Poi sotto la pressione anche finalmente di gente pensante e cattolici, anche uomini di buona volontà,
sono stati per il momento, è stata sospesa per il momento la diffusione, ma è utile vedere cosa dicevano questi protetti. Guardate per le scuole elementari, guardate cosa prevedeva l'introduzione. Gli anni delle elementari offrono una meravigliosa e importante opportunità di instillare e nutrire atteggiamenti positivi e rispettosi delle differenze individuali, familiari e culturali, comprese quelle relative all'orientamento sessuale e all'identità di espressione di genere. La società occidentale si dà per scontato che l'orientamento sessuale sia eterosessuale. La famiglia, la scuola, le principali istituzioni della società, gli amici si aspettano, incoraggiano e facilitano in mille modi diretti e indiretti un orientamento eterosessuale. A un bambino è chiaro da subito che se maschio dovrà innamorarsi di una principessa e se femmina di un principe, non gli sono permesse fiabe con identificazioni diverse. E allora loro hanno cercato di stilare queste fiabe. E in questa prospettiva si fa passare, c'è il parallelo con il razzismo, che è stato fatto cenno dal professore, mira a far passare l'omosessualità come un fatto naturale, in costante parallelo con il razzismo. E non è un caso che il disegno di legge Scalfarotto punti proprio all'equiparazione tra razza e orientamento sessuale. E guardate cosa prevedeva questi libretti, dicevano, per esempio, le scuole elementari, dicevano Sara con un problemino per le scuole elementari, Sara con i suoi due papà va al bar e compra due lattine di Coca-Cola. Quanto hanno speso i suoi genitori? Per far già cominciare ad entrare questo. Alle scuole di primo grado, se direttiva gli insegnanti, se un alunno delle scuole medie dovesse dire rapporti omosessuali tra due uomini per me sono disgustosi, allora l'insegnante deve intervenire e dire questo è un tuo pregiudizio, perché siamo abituati a vedere in televisione, al cinema, eccetera, eccetera, rapporti eterosessuali e non capisci che i rapporti omosessuali sono altamente soddisfacenti. E quindi da questo punto di vista questo è un tuo pregiudizio che devi superare. Questo è quello che era stato detto, scritto per gli insegnanti da dire e leggere. E così poi altri problemi, ma andiamo avanti. Per il momento sono stati limitati. Queste sono le 29 associazioni LGBT che sono state finanziate con quei soldi per portare avanti, sono scritte in piccola, sono tutte LGBT, non c'è nulla che non lo sia. Andiamo avanti. È quello di cui parlavo prima, l'educazione a Giulio Cesare, il libro di Melania Mazzucco, Sei come sei, coscienza di sesso gay, fatto leggere obbligatoriamente ai ragazzi di 14-15-16 anni. Li hanno fatto leggere, non leggere, perché è veramente di una prudenza unica, ma è qualcosa di incredibile. E guardate, dopo domani dovete sapere che io sarò a Chioggia, Venezia, a fare un dibattito con questa signora. Questa signora è la presidente delle famiglie a Covaleno, che sono quelle che adottano due omosessuali, lei e un'altra, no? Ce ne sono tante famiglie gay che vogliono adottare bambini. Ebbene, ha detto testualmente, gentile signor Bergoglio, riguardo a quando la scienza, la psicologia, l'antropologia e anche la sociologia del diritto ormai, per non parlare di tribunali, dicono tutti la stessa cosa, non importa chi siano i genitori, di quale sesso e di quale orientamento sessuale siano, non importa se siano uno, due o 18 i genitori, importa una sola cosa, la responsabilità, la presenza, i borghiti e fare coccole, in due parole, supporto e attenzione. Attenzione, anche qui non mi posso dilungare perché ormai sto parlando da un po', ma bisogna rivedere e pensare che anche l'adozione, che ha fatto tanto bene, e io sto facendo uno studio specifico su questo, ha fatto tanto bene a tanti bambini, ha messo davanti la concezione che sia l'affetto, basta volere bene a un bambino, no? Quello che serve è l'amore che si dà. E si è messo da parte l'aspetto biologico. Dice così, non è importante l'aspetto biologico, è importante l'amore. E allora piano piano dietro c'è, attenzione, adesso lo stiamo percependo bene, un'ideologia. L'ideologia che fa capire che non è importante la biologia, quindi può nascere anche da terze persone, che non è importante che sia un uomo e una donna che creino bambini, è importante l'affetto.
l'amore, la sensazione, quindi che è importante per quello che ci mancherebbe, ma hanno messo al primo piano non la biologia, hanno messo, ma hanno, stanno cercando di scardinare un mondo. Quindi questo lo dobbiamo rivedere. Ed è importante quando quello che dice Bergoglio, no, scusate, Bagnasco, il 24 marzo, cioè un mese e mezzo fa, alla promozione, questo è quando ha fatto la promozione alla conferenza, al Consiglio Permanente della CEI. Lui ha detto che le tre guide hanno il scopo di sconfiggere il populismo, eccetera, eccetera. E la lettura ideologica del genere, una vera dittatura, che vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l'identità del momento di pure astrazione, viene a chiederci con amarezza se si può fare della scuola, dei campi di educazione, di intorpimento. I genitori hanno ancora il diritto di educare i propri figli, oppure sono stati esautorati? Si è chiesto a loro non solo il parere, ma anche l'esplicita autorizzazione? I figli non sono materiale da esperimento in mano di nessuno, neppure di tecnici o di cosiddetti esperti. I genitori non si facciano intimidire, hanno il diritto di reagire con determinazione e chiarezza. Non c'è autorità che tenga. Parole chiare del cardinale Bergoglio, che sono state dette tutte da Papa Francesco, ma non credo che qui perché l'ha detta le stesse parole le ha dette il professor Pugli. Andiamo avanti. Qualcuno dice così, ma i genitori hanno voce in capitolo per quanto riguarda l'educazione dei figli? Certo che ne hanno, è il loro diritto. E la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'articolo 18.1, la responsabilità di elevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo, come innanzitutto ai genitori. Andiamo avanti. Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, articolo 2, diritto all'istruzione, lo Stato nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro condizioni religiose e filosofiche. Andiamo avanti. La Costituzione è il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Andiamo avanti. Questo va bene, andiamo avanti e la hierarchia. Voi dovete sapere che ci sono anche gli standard per l'educazione sessuale in Europa, promossi dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che praticamente ha incoraggiato l'introduzione di alcuni comportamenti morali. Da 0 a 4 anni, andate a trovarlo su internet, propone la masturbazione infantile. Da 0 a 4 anni, il gioco del dottore e in più l'esplorazione prima dei 6 anni tra individui dello stesso sesso. E questo perché? Perché bisogna cominciare l'educazione sessuale a capire che il sesso non è fatto solo, e quindi è tutta una concezione che viene, come dicevo, ovunque eccetera. Andiamo avanti. Anche i giornalisti non sono beneficiati, non sono esentati. Pensate che il 13 dicembre 2013, sempre il Bloomberg, ha fatto il link per un'informazione rispettosa delle persone LGBT. E diventa obbligatorio, andiamo un attimo solo dietro, diventa obbligatorio non criticare le ideologie di genere, le unioni e le adozioni omosessuali da parte dei giovani. Se lo potessero fare, vanno incontro a sanzioni deontologiche. La relazione Luna, c'è il problema, non ci sentiremo più, che traduce l'omosessuale. Ecco, e adesso arriviamo alla parte, anche se secondo qualcuno dice, ma perché arrivi alla fine? Perché secondo me è stato importante questo processo per arrivare a legge antimofobia. Domani c'è un'emergenza omofobia in Italia? Uno studio di uno dei più importanti istituti di statistica mondiali, il Pew Research Center di Washington, ha fatto la mappa dell'accettazione dell'omosessualità nel mondo. Guardate l'Italia. L'Italia, allora, quelli azzurri sono quelli con maggiore accettazione dell'omosessualità. Quelli rossi sono quelli che hanno minore accettazione dell'omosessualità. L'Italia è tra i paesi con maggiore accettazione di omosessualità al mondo, insieme agli Stati Uniti, alla Francia, alla Gran Bretagna. E azzurra come loro, questo non è che l'abbiamo fatto io, l'ha fatto un centro statunitense, quindi neanche italiano, l'hanno fatto negli Stati Uniti. E quindi, guardate, non c'è questa emergenza omofobia in Italia. Anzi,
voi sapete, tanto è vero, io sono del sud, sono calabrese come voi, e sapete che noi veniamo considerati arretrati come meridionali, no? Nel meridione c'è ancora il pregiudizio contro l'omosessuale. Ma se fosse vero questo, no? Due governatori di regione, come quello della Puglia, Vendola, e della Sicilia, Crocetta, che sono tutti e due gay dichiarati, non sarebbero stati eletti se ci fosse stato un pregiudizio nei loro confronti. Quindi, come potete vedere, non c'è alcun pregiudizio nei confronti delle persone gay, anzi, c'è un'accettazione ormai dell'omosessualità. Continuiamo. E quindi la legge contro l'omofobia ha un ruolo importante per diffondere e imporre l'ideologia del genere che vedete come era proposta. Andiamo avanti. L'omofobia, in realtà, le leggi antiomofobia, con il pretesto di punire la violenza, mirano in realtà a incriminare l'omonegatività, che è l'opinione negativa sul comportamento omosessuale che spesso deriva da motivi religiosi, l'eterocentrismo, cioè l'idea che l'eterosessualità sia la condizione normale dell'uomo, e l'eterosessismo, che considera le unioni eterosessuali di maggiore valore sociale rispetto a quelle omosessuali. Però se si contestano queste cose, qui è viene resa il diritto di opinione. Andiamo avanti. E allora hanno le leggi antiomofobie hanno un chiaro obiettivo: porre le basi pedagogiche e rieducative per cambiare la mentalità del nostro popolo. Andiamo avanti. La legge antiomofobia è una legge inutile, perché i mezzi a tutela nei confronti di eventuali abusi subiti dalle persone, di qualsiasi persona nei confronti delle persone omosessuali in specie, sono già ampiamente previsti nel nostro ordinamento giuridico, l'articolo 194, chi lede l'onore in decoro di una persona, la diffamazione per mezzo stampa. In più c'è l'aggravante comune per aver agito per motivi abietti, l'articolo 61, e poi c'è anche il reato di stalking. Quindi ci sono tutte le leggi che prevedono questo tipo di... non c'è bisogno, se qualcuno offende un gay o lo picchia, sono le leggi apposite. E allora questa legge non ha più urgenza sociale, ma abbiamo visto che è il primo step per giungere al matrimonio e all'adozione gay. Voi potreste dirmi: ma questo è quello che dici tu? Andiamo avanti. No, è quello che dice l'onorevole Ivan Scalcalotto, che è l'esponente del PD, relatore alla Camera della legge antiomofobia, che in un'intervista all'Espresso il 26 agosto 2013, a lui è stato chiesto: ma questo dibattito sull'omofobia non allontana quello sui matrimoni gay? Guardate cosa risponde Scalcalotto: lo precede, perché sono due cose diverse e l'una viene logicamente prima dell'altra. Quindi capite bene che quello della legge antiomofobia non è altro che una strategia congegnata da lobby omosessuali. Io ho conoscenza di determinate persone che mi conoscono, che sono dentro a queste, e sanno perfettamente che queste persone si riuniscono con avvocati, con psicologi, medici, con giornalisti, per cercare di portare avanti una strategia ben precisa. Andiamo avanti. Quindi il progetto di legge contro l'omofobia e la transfobia, il 19 settembre del 2013, è stato approvato dalla Camera dei Deputati, voti favorevoli sono stati 228, contrari 108 e 157. Hanno votato a favore PD, Scelta Civica e Partito Socialista. Per il no si sono espressi PDL, la Commissione in dissenso di Giancarlo Galano, Lega e Fratelli d'Italia. Sella e Partito 5 Stelle si sono astenuti. Volete sapere perché si sono astenuti Sella e 5 Stelle? Perché è stata posta una clausola di salvaguardia di cui parleremo, che non serve a nulla, e hanno detto: no, la legge antiomofobia deve essere ancora più severa. E allora noi ci asteniamo perché è troppo poco, e vedremo di dire, poi mi direte voi se è poco severa questa legge. Allora, qui è importante capire che i promotori di questa legge hanno pensato di innestare questa legge su un'altra legge già esistente, che è la cosiddetta legge Mancino Reale. Questa legge ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione di New York sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e prevede forti sanzioni penali
di tipo detentivo e accessorio a chi diffonde, incita, commette atti di discriminazione per motivi razziali e discriminazione religiosa. Questi signori cosa hanno fatto? Hanno aggiunto altre due categorie protette, omofobia e transfobia. Ma attenzione, qual è la pericolosità di questi due termini? Che omofobia e transfobia sono due termini che non sono previsti dal nostro, non sono conosciuti dal nostro ordinamento giuridico. E allora chi dovrà andargli a riempire il contenuto? Saranno i giudici, che con la loro scala di valori soggettiva, perché abbiamo detto viviamo in un contesto di relativismo etico, potranno considerare omofobo quello che io questa sera vi sto dicendo e farmi scontare almeno un anno e sei mesi di reclusione. Vedremo adesso, vedremo. Continuiamo. Allora, ci troviamo di fronte ad un diritto penale non conservativo, cioè di fronte di tutelare specifici beni giuridici, ma un diritto penale protettivo, cioè come strumento per l'imposizione di una diversa visione sociale e per creare una nuova sensibilità. Vediamo la legge antiomofobia, andiamo avanti. Salvo che il fatto costituisce, qui è finito, ormai ho quasi terminato, quindi non mi preoccupate che non mi... Ed è facile questa cosa, e non è pesante, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi, o con la multa fino a 6.000 euro, di propaganda, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etico, terroristi a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali e di discriminazione religiosa, o fondati sull'omofobia o sulla transfobia. Capite bene? Fondati sull'omofobia o la transfobia, chi dovrà giudicare? Saranno i giudici, quindi potranno pensare che quello che io sto dicendo questa sera è un atteggiamento omofobo. Con la reclusione continua da 6 mesi a 4 anni, chi in qualsiasi modo rischia a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali e o fondati sull'omofobia e sulla transfobia. Chi lo dovrà decidere? I giudici. Chi potrà dire? Qualcuno potrebbe dire che io oggi ho istigato o provocato la violenza atti omofobi o transfobi. E quindi potrei. Articolo 3, ecco, c'è qualcuno dal pubblico che dice che ho quasi fatto. Bene, state attenti voi, Acri, anche UCI, è vietato ogni organizzazione, associazione, movimento, gruppo, avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, alla violenza, per motivi razziali o omofobia. Se voi doveste scendere in piazza per dire no ai matrimoni gay o no all'adozione tra persone dello stesso sesso, sarebbe vietata la vostra associazione, verrebbe sciolta, verrebbero requisiti beni, verrebbe in qualche modo vietata e quindi verrebbero combinate le pene anche a voi, i partecipanti, ma attenzione ai dirigenti. Chi partecipa è anche a voi, eh? Se ci fosse la legge antiomofobia, guardate a cosa ricorrereste. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi o presta assistenza alla loro attività è punito per il solo fatto della partecipazione, voi, o dell'assistenza, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Coloro che promuovono o dirigono Don Bruno e il professor Bruno, coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, sono puniti perciò solo con la reclusione da 1 a 6 anni. Andiamo avanti. Ecco, questa è la clausola di salvaguardia, per cui la SEM e il Movimento 5 Stelle hanno detto no. Guardate però come è facilmente aggirabile. Ai sensi della presente legge, questa qui è scelta civica che ha votato questa cosa, ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione, istigazione alla discriminazione, alla libera espressione, manifestazione di convincimenti, opinioni, riconducibili al pluralismo delle idee. Attenzione, purché non istighino l'odio alla violenza. E chi lo dovrà decidere? Giudice. E quindi potrà benissimo nelle condotte conformi al diritto vigente. Attenzione, quando questa legge diventa un diritto vigente, confliggerà con il diritto vigente di allora. E quindi a questo punto è veramente tautologico questo inciso. Continuiamo. Ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni. All'interno dice va bene, ma se voi andate in piazza o diffondete un volantino, non siete più all'interno.
e rischiate le pene che sono state. La censura. È la piena censura, perché bisogna rientrare con le buone o con le cattive, in questo caso con le cattive. E attenzione, dopo aver scontato la pena detentiva, ci sono le pene accessorie. Volete vedere quali sono? Il tribunale può disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: obbligo di prestare un'attività non retribuita fuori della collettività per finalità sociale di pubblica utilità. Nella prima stesura e nella attuale, perché adesso presso il Senato, dove in questo momento la Commissione Giustizia, hanno posto degli emendamenti. E sapete quali sono gli emendamenti che riprendono la proposta della prima stesura? Che praticamente queste associazioni a favore della collettività sono le associazioni LGBTQ. Quindi praticamente, dopo aver ascoltato la pena, chi si è macchiato di questo reato deve andare in queste associazioni a essere rieducato. In queste associazioni LGBTQ. Ma attenzione, non basta questo. Obbligo di rientrare, attenzione, obbligo di rientrare nella propria abitazione e in un altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata per un periodo non superiore a un anno. Ma non basta. Sospensione della patente di guida, del passaporto e dei documenti di identificazione all'estero per un periodo non superiore a un anno, nonché divieto di detenzione di armi e proprie dell'incendio, divieto di partecipare in qualsiasi forma all'attività di propaganda elettorale per elezioni politiche o amministrative successive alla condanna e comunque per un periodo non inferiore a 3 anni. Bene, questo vi fa capire, e allora andiamo avanti ancora. C'è poi la circostanza aggravante che aumenta della metà la pena. Andiamo avanti. Se esprimere opinioni non politicamente corrette diventa un reato, la libertà religiosa e la stessa libertà di opinione sono in pericolo. Come diceva Papa Francesco citando Benson, quando il pensiero debole del relativismo diventa pensiero unico, obbligatorio per legge, finisce la libertà e inizia nuove forme di totalitarismo pericoloso per tutti. E poi dovreste dire, sì, ma poi questo non avviene. Guardate cos'è avvenuto a questo vescovo spagnolo di 84 anni, che praticamente molto vicino al Papa gli è stato chiesto da un giornale a questo vescovo cosa pensasse delle parole del Papa su chi sono io per giudicare i gay. Lui aveva detto: una cosa è manifestare accoglienza e affetto a una persona omosessuale, un'altra è giustificare moralmente l'esercizio dell'omosessualità, cosa che ho detto io in esordio. A una persona posso dire che ha una deficienza, ma ciò non giustifica che io rinunci a stimarla e aiutarla. Credo che sia questa la posizione del padre. Il giornalista ha detto: scusi, cosa ha detto? Ha detto deficienza? Sì, deficienza, anche io ho la pressione alta e quindi è una deficienza. Benissimo, immediatamente quel reato è stato per essere incriminato per omofobia in Spagna. Andiamo avanti. Conoscete, qualcuno di voi conosce il Mozilla Firefox, il browser di... È benissimo, questo Edge era stato nominato il 24 marzo 2013 amministratore delegato di Mozilla. Come è stato nominato, le lobby LGBT sono andate a vedere nel suo passato, hanno visto che lui aveva donato 6 anni prima e $1,000 alla campagna californiana Preposition Hate contro il matrimonio omosessuale. Ebbene, sono andati a prenderlo e hanno detto: se voi continuate a lasciare Edge come amministratore delegato, noi non faremo più usare il browser Firefox. Questo signore dopo qualche giorno si è dovuto dimettere perché la società ha detto fare un rimetto. Continuiamo. Conoscete anche il caso Barilla. Il caso Barilla è famoso perché in una trasmissione di Radio 24 Barilla è stato chiesto: ma perché fa la pubblicità della pasta solo con le famiglie eterosessuali? No, perché per me le famiglie eterosessuali sono quelle che la famiglia è formata da uomini e da donne. Questa frase ha fatto il giro del mondo e tutte le lobby omosessuali gli hanno fatto credere che non avrebbe più venduto un pacco di pasta. Immediatamente lui ha
chiesto scusa non dicendo una conferenza stampa, ma non solo, ha ingaggiato il leader mondiale di LGBT e sta lavorando alle iniziative sull'inclusione e diversità e ha promesso che a breve vedremo la pubblicità a Baril con coppie omosessuali. Perché la pressione delle coppie omosessuali è terribile. E per dire quanto è terribile, mi parlo del caso Cerrelli. Il caso Cerrelli è il caso che riguarda. Dovete sapere che io sono stato inaspettatamente invitato il 20 di agosto a una mattina estate. Sono stato invitato a una mattina estate e c'era questo signore che vedete a fianco a me, che è Fabrizio Marrazzo, presidente di Gay Center Roma. Se non che io sono andato lì, nei camerini, c'era lui, c'era un altro ragazzino, amico di Marrazzo che si era portato dietro, e praticamente si sì, poi sì, Fabrizio Marrazzo, no, perché io gli ho trattato a lei, e praticamente c'era questo Fabrizio Marrazzo che praticamente scherzava con questo ragazzino e prima di andare in onda io ho notato che c'era molta connivenza tra lui e tutti i produttori Rai. Siamo arrivati in studio, hanno fatto incappucciare questo ragazzino, gli hanno fatto la voce artefatta e questo qui ha cominciato a dire: ah sì, io ho subito violenze, atti di omofobia, mi hanno offeso, eccetera eccetera. E chi poteva contrastarlo che hanno fatto in quel modo? E hanno cominciato a far andare subito dopo le spezzoni di telegiornali in cui si diceva omosessuale malmenato, omosessuale, giovane omosessuale suicidatosi, omosessuale aggredito. E ho detto sì, sono perso. Io ero andato lì come rappresentante del mondo cattolico, come vicepresidente nazionale dei giuristi cattolici, ho detto sì, qui mi hanno messo in trappola. Perché a questo punto qui veramente il mondo cattolico si va a parlare dell'omofobia, che cosa devo fare? Ebbene, vi dico cosa è successo. Ho pensato di una cosa, ad una via d'uscita. Ho pensato in quel momento di pregare lo Spirito Santo. Ebbene, da quel momento la trasmissione ha subito una svolta. Il giorno dopo, anzi il giorno stesso, le lobby LGBT hanno ammesso la sconfitta. Hanno detto: questa trasmissione doveva servire per portare avanti la legge antiomofobia, invece non è andata così. E allora, cos'è successo? Tutte le lobby LGBT contro di me. C'è stato un presidente degli psicologi italiani che ha detto: Cerrelli ha detto, perché ho detto che l'omosessualità era un disordine, era un disagio, che la legge antiomofobia era una legge che limitava la libertà di opinione. Ho detto no all'ideologia del genere in televisione, alla RAI, quindi una cosa che io non si aspettava che potesse accadere. E hanno cercato di mettermi in difficoltà in vari modi, ho vederlo su YouTube la trasmissione, e questo è successo nonostante i grandi limiti, ma perché io veramente non sarei stato capace di poter fronteggiare questo. Fatto sta che questi signori Grillini, Franco Grillini, presidente dell'Arcigay, ex presidente dell'Arcigay, ha detto: Cerrelli deve essere sanzionato dal suo ordine di appartenenza per aver detto queste cose. Ma il deputato Zan di SEL ha detto: Cerrelli e le persone come lui, omofobe, non devono più mettere piede alla RAI. E così un gruppo delle associazioni di LGBT vicine ai 5 Stelle sono andate da il presidente, può andare avanti, dal presidente che si chiama Roberto Fico, anche lui di 5 Stelle, che è il presidente della commissione di vigilanza RAI, e hanno detto: vogliamo fare luce su quello che è successo il 20 agosto, quello che ha fatto Cerrelli in RAI. Ha detto che l'omosessualità è un disordine, l'omosessualità è un disagio e va contro l'ideologia del genere. Ebbene, Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza RAI, ha detto queste cose: farò un'interrogazione alla commissione di vigilanza per fare piena luce su quanto è accaduto durante la trasmissione di una mattina del 20 agosto, perché la televisione pubblica e non solo deve garantire una corretta informazione, senza dare adito a teorie che non hanno nulla di scientifico ma che mirano a creare discriminazioni.
il presidente Materazzi che possano equilibrare quanto accaduto. Nei giorni successivi le trasmissioni RAI hanno avuto tutte talk show e trasmissioni a un senso solo, invitando solo persone omosessuali senza dibattito, per equilibrare quello che era accaduto. Andiamo avanti. Ma cos'è avvenuto? Un mese e mezzo dopo, io mi sento, viene un'altra telefonata, sempre anonima, era domenica in, io pensavo tutte e due volte che fosse uno scherzo, ma la Venier mi avrebbe venuto in trasmissione per parlare di omofobia con Cecchi Paone. A quel punto io ho detto, qui me l'avevo brutta per Cecchi Paone, quindi il piano abbastanza. Allora, a quel punto io era martedì, nei giorni successivi mi chiamano due volte dalla RAI per farmi questa volta due o tre interviste telefoniche di 35 minuti. Allora ho detto, ma lei che cosa dirà? Ha detto, ma la scelta mi spaventa l'ideologia del genere, per capire, va bene, insomma, tutto tranquillo. 48 ore prima mi hanno telefonato dicendo, avvocato, guardi, per la trasmissione domenica lei non fa più parte del palinsesto. Ha detto, quindi purtroppo non c'è più posto per lei. Ho detto, va bene, cioè, ricordo molto meglio che se no altrimenti chissà che figura avrei fatto. Allora a quel punto ho detto, ma sono una curiosità, ma c'è qualcuno al mio posto che verrà? Ha detto, sì, verrà una mamma che ha accettato l'omosessualità di sua figlia. A quel punto è successa una bagarra a livello nazionale, a venire per 7-8 giorni di seguito ha parlato del mio caso, il Corriere della Sera mi ha fatto un articolo, un'intervista, proprio con la mia foto, una cosa incredibile, Repubblica pure ha parlato del Radio 24, la Zanzara mi ha intervistato, è successo che c'è stato un... qual è stato? Insomma, ci sono state, hanno fatto una petizione che hanno raccolto in due giorni 5.000 firme per questa mia. E da quel momento io ho notato che il popolo cattolico si è reso conto che è sotto minaccia di essere imbavagliato, perché non può più dire. E ho notato che sono nate le sentinelle in piedi, è nato tutto il movimento e c'è sicuramente lo spirito. Cioè, andiamo avanti. E allora, guardate, per esempio, andiamo dietro. Pensate che quando ho fatto la roba di omosessuale a Casale Monferrato, c'è una conferenza come questa, a un certo punto sono entrati gli attivisti LGBT, infatti l'ho chiesto al professor Bruno, qui non ce ne sono, c'è forse un disturbatore, però ho detto, so che a Cosenza è presentrita la lobby LGBT, però quello che volevo dire, qui a Casale Monferrato c'è una conferenza come questa, sono entrati in un lato, si sono messi a... e sono andati dietro il palco, ma hanno fatto sospendere la conferenza. Andiamo avanti, e ci sono adesso emendamenti, ma andiamo avanti alla legge, perché sono molto seri, che possono spalleggiare, ed ecco qui le proposte di legge. Ci sono proposte di legge che stanno depositate al Senato e alla Camera, che stanno, andiamo avanti ancora, pensate che milioni civili di persone dello stesso sesso le stanno per approvare senza bisogno della legge antidroga. Andiamo avanti, andiamo ancora avanti, queste sono tutte le proposte di legge sul altro, andiamo avanti, e tutte le proposte di legge sul matrimonio omosessuale, sulle unioni omosessuali. E guardate anche la civil partnership di Renzi, anche Renzi vuole la civil partnership con persone omosessuali. Quindi il progetto è chiaro, andiamo avanti. E allora la presenza nella società di diversi modelli di matrimonio e di famiglia indebolisce l'unica famiglia vera, quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. La famiglia è già in crisi e non ha bisogno di essere sostenuta e difesa. Andiamo avanti. E allora se anziché un modello di famiglia ce ne sono due, se accanto alla famiglia formata da un marito, un uomo e una donna, si riconosce la famiglia omosessuale, quel carattere unico della famiglia che ne faceva un'istituzione povera e rosso, se si riconoscono due modelli di famiglia, perché non 3, 4, 50?
Alcuni musulmani tornano a chiedere il riconoscimento della poligamia, altri della poliandria o il poliamore in generale. E vediamo anche il suicidio demografico, andiamo avanti che si sta. E allora i bambini che crescono nelle famiglie omogenitoriali crescono senza una chiara percezione della differenza, andiamo avanti. E allora io vorrei dire, e chiudo questo incontro, a tutti i cattolici, a tutti gli amici della famiglia che sono tentati allo scoraggiamento, che dicono sì, noi ci battiamo per un ruolo di firma ma senza possibilità di vincere, dico che, perché il senso della storia è un altro, dico che il mito illuminista di una storia lineare, un pilastro della dittatura del relativismo, presenta la verità come figlia del tempo e certi progressi come chi aveva il senso. Ma la storia non ha nessun senso umano predeterminato, è necessario e innecessario, il suo unico senso è che Cristo ha vinto il mondo una volta per tutte. Le battaglie le vincono e le perdono gli uomini, e le donne, per il cristiano nessuna vittoria del male è inevitabile della persona. Il cattolico che pensa diversamente è vittima, per dirla con Papa Francesco, di quella mondanità spirituale che perde la fiducia in Dio e segue le vie e il consenso del mondo, e di quella disperazione storica che, come non si stanca di spiegarci il Pontefice, viene molto spesso dal diavolo. E allora cosa possiamo fare? Guardate il cordone, il 12 dicembre 2013 22 associazioni si sono riunite per scendere in piazza contro la legge antiomofobia e le unioni civili registrate presso il comune. Ma vedete cosa succede? Per esempio a Genova, le sentinelle in piedi, a Trieste, sempre le sentinelle in piedi, a Cremona sotto la pioggia, Modena, Milano, Bergamo, Roma. I poteri forti cercano di convincerci che la mentalità politicamente corretta è altrimenti maggioritaria, che la lobby LGBT è onnipotente, che resistere è utile e che abbiamo già perso, ma non è vero. Dobbiamo scendere in piazza, stare sui giornali e ci dobbiamo fare sentire nelle istituzioni. Paola, per mezzo delle armi e delle luci, questa sera ha dato una testimonianza di essere una realtà viva, una realtà che ha compreso il problema che incombe sulla nostra società, e quindi, andando avanti, mi piace chiudere con una frase di Stefano Rodotà. Stefano Rodotà conoscete tutti, giurista cattivo, cioè nel senso, ha commentato negativamente l'assetto normativo italiano che considera arretrato in tema di matrimonio e identità di genere, ha espresso la seguente speranza: visitando il mondo, il diritto non è sempre così abominevole e quello italiano. Un altro diritto quindi è possibile. Noi invece abbiamo una certezza, e cioè che un'altra natura, quella certamente non è possibile. Piaccia o no, andiamo avanti. E allora qual è il futuro della famiglia? Il futuro della famiglia dipende da te, dipende da me, dipende da ciascuno di noi, perché è necessaria l'azione di tutti noi. Dobbiamo tutti noi diventare missionari del buon senso. Dobbiamo fare rete, perché soltanto unendoci e facendo rete possiamo vincere questa battaglia, perché uniti si vince, e solo così possiamo costituire una famiglia a misura, una famiglia e una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Grazie. Dato così la possibilità anche di comprendere appieno di che cosa stiamo parlando. Però è giusto avere un confronto, così come dicevo all'inizio, noi siamo aperti al dialogo. Intanto così chiunque vuole può fare domande, può intervenire, sì, certo, può intervenire, può anche commentare, obiettando, evidentemente. Noi diamo queste opportunità e queste possibilità con molta serenità, con molta tranquillità, dire anche il parere contrario. Intanto, prima di passare la parola al nostro carissimo amico, il signor Manes, volevo ricollegarmi un attimo a quanto diceva il nostro avvocato. State che parlate subito. In merito, ecco, al problema
del relativismo etico, perché tutto si fonda lì. Io ne sono convinto che non si tratta di lotte, di lobby, di classi, eccetera, eccetera. Tutto questo è conseguenza, né tantomeno di attacchi alla Chiesa, né tantomeno di attacchi alla religione cristiana, di qualunque altra cosa che si possa parlare. Il vero motivo e la causa di tutto ciò sta nel relativismo etico, che colpisce ognuno di noi. Il santo Giovanni Paolo II, il 6 agosto del 1993, scrisse una lettera enciclica a tutto il popolo cristiano e agli uomini di buona volontà: la veritatis splendor, lo splendore della verità. E in quella enciclica ci parlava proprio del relativismo etico al quale siamo tutti noi soggetti. Quante volte noi stessi ce ne usciamo con delle frasi: ma che male c'è? Ma io la penso così. E no, per me va bene così. Ma poverini, perché non possono farlo? Ma sta legge che senso ha? Ma si vogliono bene, ma in tutto, non solo per la questione sessuale, ma in ogni ambito di vita e in ogni questione della vita sociale, economica, politica, culturale, noi ce ne usciamo con queste frasi, con molta spontaneità, anche noi cristiani, no? Anche noi cristiani, diciamo: che vabbè, ma che male c'è? Questo è sempre sintomo del relativismo etico, cioè tutto è relativo al soggetto senziente. Io la penso così, quindi tu puoi pensare in un altro modo, la puoi pensare come vuoi. Tutto è relativo a come la penso io. Tu dici che è bene questo, per me è relativo, per me non è bene così. Allora pensate in un mondo dove non ci sono più punti di riferimento, non solo, ripeto, non è questo mio dire che deve essere letto solo per la questione sessuale, ma su tutto, su tutti i temi. Siamo in una grande confusione, camminiamo nel buio, siamo ciechi e guide di ciechi, come capita, questo ce lo diceva Gesù, come sta capitando purtroppo anche a livello legale, a livello culturale e addirittura anche all'interno della stessa Chiesa cattolica. Ora, io non mi dilungo, questo voleva essere uno spunto anche di riflessione, perché come si diceva, lo voglio solo ricordare a tutti noi, noi qui non stiamo giudicando nessuno, non perché abbiamo paura della legge anti-omofobia. I cristiani non giudicano, Gesù ce l'ha detto, noi non giudichiamo nessuno, anzi, noi riconosciamo tutti come fratelli. La Chiesa Cattolica fin dall'inizio ha avuto anche delle persecuzioni proprio in merito di ciò, perché riconosceva l'uomo e la donna uguali in una cultura che non era per nulla femminista, se così la vogliamo chiamare, o diciamo di attenzione, di apertura al sesso tra virgolette, così come veniva identificato un tempo debole. Oggi la Chiesa ha vinto una battaglia culturale su questo, ha ritenuto uguali tutti, poveri, ricchi, professionisti e operai, tutti figli dello stesso Dio, nessuna differenza, nessuna differenziazione né di colore di pelle, né tantomeno di religione. Addirittura il Concilio Vaticano II ci ha detto che nemmeno facciamo la differenza e quindi diventiamo nella nostra età, nei documenti conciliari, più volte si è parlato del rapporto con le altre religioni, noi non discriminiamo nessuno, figuriamoci se possiamo discriminare una persona che si ritiene essere omosessuale. Assolutamente no, non è questo il nostro compito, ce lo ricordava anche Papa Francesco. Noi certamente non giudichiamo la persona, l'omosessuale, noi giudichiamo come non giudichiamo il separato, il divorziato, chi fa l'aborto, ma sicuramente diciamo l'aborto per noi e per la nostra fede, per quello che io credo, non può essere accettato. Poi chiaramente ci possono essere chi desidera altro, ma per l'amor di Dio, ma nessuno può dire, tu non puoi dire che l'aborto è considerato per noi peccato, per noi e per me è un peccato. Poi che ci siano le persone che le praticano,
immaginatevi quando le persone vengono anche a confessarsi, a chiedere aiuto e accompagnamento dopo che fanno questa cosa. Noi non abbiamo mai cacciato nessuno, non mi risulta che cacciamo nessuno, anzi, proprio per questo gli siamo ancora più vicini. E così anche per tanti fratelli e sorelle omosessuali, nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese ce ne sono tanti, nessuno li ha mai cacciati, non mi sembra che li cacciamo, ma certamente un atto omosessuale non possiamo dire che è una cosa normale, non possiamo dire che è normale. Allora, questo è quello che volevo dire per precisare un po' anche il nostro pensiero. Diamo la parola innanzitutto al signor Manes e poi avete l'opportunità di rivedere attraverso una televisione web che sta riprendendo tutto il nostro convegno, e la trasmissione la potete rivedere su Tele, aiutami che dimenticavo, Tele, telelibera.com, quindi liberi.tv, ok? Liberi, che ora ce lo ripete voi, lui ce lo dirà meglio di me. Grazie. Presidente, laico, perché non rimanere la stessa intervenzione.
c'erano le armi a livello nazionale. Lei deve anche accettare la mia libertà di definirla razzista.
E lo dico un'ultima cosa, a me dispiace che le altre abbiano dato spazio a questo tipo di propaganda, perché lei ha detto male di fosseria. E mi dispiace davvero, e ne parlerò con il presidente regionale delle altre, e vedremo magari anche il filmato, perché penso che qualche cosa, sì, capito, qualche cosa voglio dire, si possa discutere su questa cosa qua. E dottor Cervelli, un'ultima cosa. Sa cos'è l'omofobia interiorizzata? Lo sa? L'omofobia interiorizzata è quell'atteggiamento tipico delle persone omosessuali che non accettano se stessi. Più non accettano se stessi, più si aggrediscono contro le persone omosessuali. Faccio una cosa, le do un consiglio. Vado da un professionista, perché secondo me su questa faccenda uno spirito di felicità c'è anche per lei. Sembra che comunque il contraddittorio ci sta. Certo. Magari avrebbe potuto dire cose un po' più documentate. Il perbenismo, me la tolgo. Per il perbenismo me la tolgo. Ma l'obiettivo che avevamo. Il perbenismo, guardi, se è una questione di cravatta, l'ho tolta. Sì, sì, non c'è, guardi, io sto siccome siamo tra gli organizzatori, sto anche da dove sono partito. Sono partito da, certo, da una discussione, diciamo, sulla libertà di educazione. Se c'è la disponibilità a confrontarsi, a dialogare, a progettare insieme, noi siamo più disposti a vedere le sue ragioni, a vedere di trovare. Se poi invece c'è solo l'imposizione, è un altro discorso. Questo non vogliamo noi, solo questo. Vogliamo che nella scuola si continui a funzionare la comunità educante, dove tutte le componenti hanno il diritto di dire la loro e assieme in un'alleanza educativa trovare le soluzioni migliori nell'interesse dei nostri figli. Ma se lei prima ha detto il ministro delle pari opportunità e il ministro della pari opportunità non è giusto per lavorare con Renzi, ma se documenti per cortesia, la legge della pari opportunità sarebbe venuta a Renzi, non esiste il ministro della pari opportunità. Siamo all'ABC. Concludiamo questi lavori. Vi ricordo che dopo domani noi saremo di nuovo qui in questa sede per un'altra iniziativa che riguarderà l'ambiente, l'agricoltura e il dissesto idrogeologico. Potremo un altro dei temi importanti. Che l'avvocato di intervenire però un telegramma. Ecco, io ho sempre ristrutturato spesso e volentieri, la l'intolleranza dei cosiddetti tolleranti. È una cosa che mi ha sempre colpito, infatti, no? Anche quello che sto, ad esempio, in questo momento, è stato compiuto il progetto lanciare sul tavolo, sbattere sul tavolo il microfono perché possa essere poi immortalato dal punto di vista televisivo, ma immediatamente non viene immortalata la mia replica. Quindi diciamo questo fatto è molto grave. Ma gliela garantisco la replica, perché la telecamera sta andando a batteria, stia tranquillo, sono una persona seria e il documento lo troverà nell'integralità su questo, stia tranquillo, perché sta funzionando e a 2 ore 38 e 44 secondi. Allora, rimando ciò che grazie. Io mi sembra di aver iniziato il mio intervento parlando di accoglienza e di rispetto nei confronti di tutte queste persone e in particolare delle persone omosessuali, perché sono persone. Io credo di non aver mai mancato di rispetto alle persone omosessuali e ciò mi dispiace se lei pensa, se lo offese in qualche passaggio, le chiedo scusa, non era mia intenzione offenderla. Ah no? Citando Satana, addirittura si è scritto a citare Satana. Ma sia serio! Ma sia serio! Sia serio! E io vorrei, il passaggio che lei ha citato, del 17
immagino bene, no? Io faccio risalire veramente al 72, perché noi nel 72 non l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma l'Associazione degli Psichiatri Americani, l'ABA, ha depennato in qualche modo l'omosessualità dal DSM, dal manuale. Lei ha la scienza infusa. E il statistico delle malattie mentali. Vero. E questo però come è stato fatto? Non dal punto di psicologi, vista, no. Sì, non dal punto di vista scientifico, perché hanno fatto una ricerca e hanno capito il genere dell'omosessualità, ma l'hanno fatto su un referendum, cioè tutti gli psicologi associati e non tutti partecipanti a quella tutti gay, naturalmente no, tutti gay, ma forzati prestati a dare l'hobby gay, cioè, ci sono le lobby gay, scusi, io li conosco, li conosco, ma di faccia, di faccia, di faccia. In questo momento, ma ce li ho, di faccia, e conosco quelli che ci sono. Senta, c'è un'altra precisione che mi sono dimenticato di dire, che sono il direttivo nazionale dell'associazione radicale certi diritti. Lei prima ha detto che quelle organizzazioni da numero sono state finanziate, l'associazione radicale certi diritti non ha preso un euro. Si informi prima di parlare. Lei è un disinformato. Si informi, lei è un disinformato. Lei non può manipolare l'informazione e propinarla a queste persone. Io credo che stile venga a parlare con me. Estive da parte delle lobby, degli artisti, degli LGBT, non fare parlare. Sì, perché siamo maleducati. Benissimo. Io credo di avermi interrotta un attimo, fatemi anche offeso durante il suo intervento, e continuo ad offendere. Mi querelli, magari portassimo la vicenda in tribunale sul razzismo. No. Così, e lì si sente meglio, giustamente. Allora, il punto è questo, a me sembra veramente molto strano che lei sia la sorpresa, perché questo ha un connotato evidentemente ideologico, questa sua reazione, perché non si comprende come mai lei si sia presa con me quando io non ho detto nulla nei suoi confronti, non ho voi di tutti gli omosessuali. Non sono venuto a difendere la mia scelta. Gioco la libertà di opinione. Ah, sì. Perché non so se questa legge è antiomofobia, lei la via sentito o si è chiuso le orecchie quando ho fatto scorrere gli articoli. A me sembra una legge liberale, a me sembra una legge, non mi sembra, è una legge liberale. Ne parliamo a Catanzaro, giorno 23. Ne parliamo giorno 23 alla facoltà di giurisprudenza a Catanzaro, ci sono anch'io tra i relatori e sarà un piacere di dibattere con lei. Sono molto contento di vedere la sua presenza, però sono al corrente e sono contento che ci sia. Bene, io la ringrazio del suo intervento, io non ho nulla contro di lei, sono pronto ad accordare e a rispettare. Se lo tenga l'abbraccio, grazie. Bene, abbiamo comunque avuto la presenza di Manis e del signore Marco Marchese. Marco Marchese, che ci hanno aiutato. Cristiano insegnato. Perdonami. Sì. Non sono strano. No, non sto dicendo né strano. Il signor Manis ha detto. Manis ha detto che è un cristiano impegnato. E non ho detto niente. Il signor Max che ci hanno aiutato ad avere il contraddittorio, perché noi siamo partiti con questa, all'inizio io questo volevo dire, ero confuso e distratto dal fatto del microfono e non sono riuscito a fare una presentazione, un saluto adeguato, ma questo volevo dire, è un tema molto caldo. Come Chiesa noi, e l'ho detto anche alla fine, non vogliamo e assolutamente non tocca a noi giudicare nessuno, noi non vogliamo giudicare nessuna persona, quindi anche chi vive la propria omosessualità, chi la sceglie come vita vissuta nel quotidiano, noi non siamo qui a giudicare nessuno, siamo aperti, accoglienti, come dicevo prima, anche nelle nostre comunità parrocchiali ci sono tante persone che sono omosessuali, nessuno mai, almeno da quello che mi risulta nell'ambito anche della nostra diocesi, siamo stati escludenti o nelle nostre associazioni, assolutamente no.
quello che forse qui questa sera si voleva un po' più puntualizzare, e forse a tratti siamo stati un po' ironici, probabilmente offensivi in alcune cose, se così giustamente Manes e il signor si sono ritenuti, e noi di questo ce ne scusiamo, non abbiamo voluto certamente offendere nessuno. Forse segnatamente un po' quegli articoli della legge che vengono proposti, eccetera, eccetera, ci sono sembrati, al nostro modesto parere, un po' eccessivi. Noi non vogliamo che gli omosessuali vivano per forza come diciamo noi, ma tantomeno non vogliamo che chi vive l'omosessualità ci imponga un modo di pensare o di educare anche i propri figli. Noi quindi siamo solidari con tutti, come lo siete voi delle associazioni gay, eccetera, eccetera. Era solo un tema che volevamo affrontare, particolarmente in vista dell'incontro del Papa che farà con la scuola, e dato che sono temi legati all'educazione scolastica, anche perché Bumar ci spiegava prima, il nostro avvocato, ci diceva come sta facendo alcuni progetti educativi all'interno delle scuole, quindi anche la nostra l'abbiamo detto, ma noi siamo veramente contenti che ci sia stata questa opportunità di contraddizione. Intanto grazie a voi, grazie per la vostra presenza, ognuno ha la sua idea e la mantiene tale, libera, democratica, partendo e tutti la devono poter esprimere, noi ci battiamo perché chiunque esprime la propria idea, senza alcun pregiudizio. Grazie e buonasera a tutti.